Basta ancora un po'. perché abbassare? Perché è parecchio alto il volume. Va bene, siamo dal vivo. Comunque, questo gioco, nel caso che non si... per chi non lo conosce, che è uscito poco tempo fa, che io sappia. Praticamente bisogna sedurre le tizie. Ah, non l'avrei detto, sai. Super seduser, giusto. E fa pisciare perché... perché Trash praticamente questo tizio è un vero tizio che è un esperto di seduzione, no? E Sì. quindi ha fatto libri, fa corsi, fa cose di questo Fa tipo. E corsi. adesso è uscito anche il videogioco. Ciao Aurora. E quindi fa troppo pisciare. Guarda che cazzo di faccia c'ha. Cioè. Ma Non so se mi infatti. ricorda Ma Laurenti o... Cioè, è un incontro un. tra... un incrocio fra Laurenti e Esatto. Aurelio. Questo cazzo di mento. Comunque, Ma cos'è, cominciamo. spagnolo sto tizio? Guarda che No, no. ha l'aria spagnoleggiante. Ciao gatto pazzo. Facciamo storia di episodi così. Io ho cominciato per vedere se andasse tutto a posto. Certo. 2%. Stai camminando e una ragazza incrocia il tuo sguardo. Però che palle, io ho fatto la scelta sbagliata prima apposta. Facciamo la... Vediamo se mi fa ricominciare. Vabbè, non importa. Comunque abbiamo incontrato... Ciao Vittorio, ciao Revolution. Non vi chiedo dov'è Angelo perché non avrebbe senso e infatti Angelo ha trovato una nuova tipo, quindi tra il lavoro serale che c'ha, sarà molto difficile vederlo. Immagino che abbia Comunque, usato vediamo sta roba qua. Che sta cominciando, che così capite la storia. la storia. Sì, allora, noi siamo dei pick-up artist praticamente, no? Mi Dobbiamo piace dire la cosa tantissimo. dire la cosa giusta, fare le scelte. Sai come il gioco di Walking Dead dove devi scegliere? Solo che qui lo scopo è farti la tizia. Vedi? Ok. Vedi, devi scegliere. Io ho già fatto la scelta sbagliata la prima volta, E comunque. tu adesso devi. So già qual è Ah, ma quella quindi c'è la sbagliata. scelta sbagliata, non è che tutte le scelte sono No, giuste. minchia, cioè, tipo, fingi di essere cieco. Non potrebbe essere una scelta giusta, Se vuoi scusa. la facciamo. Fischio di ammirazione, poi ci sono un sacco di errori. Angelo in realtà è il seduttore del gioco, sì, infatti. Ciao bella, come va? Mentre le cammini a fianco. Dai, Ma no, scegliene una, allora. scegliene una. Direi che Ciao approccio in maniera Alessandra, frontale, ciao approccio Dickdust. di fronte, ma un po' spostato di lato. Ma io in realtà farei fingi di essere cieco, un po' perché sono Fingi curioso. di essere cieco. E un po' perché secondo me può essere una cosa che Dici? funziona. Sospira di... Non c'è molto da tradurre qua. Vedi, poi lui ti dice come sei andato. Molto divertente, così in molti casi ti snobberà. Boh, quindi era Ok. sbagliato. L'altra sbagliata che ti posso dire qual era approccio di fronte ma un po' spostato di lato. Cavolo, l'avrei scelta E adesso, guarda. invece... Guarda, questo dice molto di me, quindi. Allora, camminate di fianco mi sembra molto da pervertito. Ciao camminare, belle. cioè nel senso che vai di lì, vai, ti metti, ti sposti di lato e le... Ciao bella, come va? Mentre le cammini di Esatto. Mi fianco. sembra. Allora, facciamo approcciale in maniera frontale. Approcciala in maniera frontale, lo so, un po'. Sono delle belle scelte su cose. Esattamente, poi quella, sapevo che questa era quella giusta. Vedi, quando è giusto ci sono le baldracche, ma se no... Ah! Lasciare un po' di spazio per farla rallentare. Quindi un approccio frontale e fermarsi con comodo. Ma cazzo, ma. Hai visto? Ti ho vista e devo dirti che sei molto elegante. Ehi, non ti ho già vista io. Ti fa troppo pisciare. Non... Frequentavamo la stessa università. Ehi, hai un minuto, perché ci sono anche le scelte che sono intermedie, tipo col cuore giallo, non so, Ok. che non sei andato male, ma potevi far di meglio. Credo che tu sia molto bella, mi piacerebbe scendere nelle tue parti intime proprio ora. Dici che Credo che funziona? non potrebbe essere la scelta giusta. Ehi, hai un minuto per parlare di Gesù Cristo. Mi sa Facciamo... anche a me che quella è tipo, è un minuto da approccio da. No, no, scusi, non voglio Noi niente. facciamo ti ho già vista yoga. Dai. Mi ispira molto. Faccio o non faccio yoga? Non lo fai? No, per niente? Dovresti provare. Niente, ci ha snobbati. Cuore spezzato, niente baldracche vicine, vedi? Ok, allora Aurora ci dice chiedile se hai un minuto, perciò va direi. bene. Ehi, hai un minuto? Mi piacerebbe conoscerti, hai un minuto? A dire il vero no? No, neanche perché no? Niente. Mi spiace Aurora, ma Fate la D, voglio vedere la reazione del tizio. va bene, facciamola Facciamo la D. di. Ma ci sono le lettere, non ci ho fatto caso. Non lo so, o è andato a caso.
Ah, credo che non ci ho fatto caso. Credo che ti sia molto bella. Mi piacerebbe scegliere le tue parti intime. Vediamo. Dunque, ti ho appena vista, mi piacerebbe molto leccartela. Fanculo stronzo, sì. Perfetto. Ricordate, ragazzi, questo non è l'approccio giusto. Non metterla sul sessuale finché tanto che non sai che lei è pronta. Non lo sarà mai in questi, in questo modo, specie durante il giorno. Quindi invitala a pranzo o a un caffè, a quanto pare. Ti ho visto? Minchia, ne abbiamo sbagliate già tre. Ma è che dire, ti ho vista, devo dirti che è sei quella. Molto elegante, mi sembra. È quella, sicuramente. Però. Ti ho visto, devo dirti che sei molto elegante. Posso dirti una cosa veloce? Certo. Ti ho appena vista e volevo che sapessi che sei davvero elegante. È legnante, c'era lo sbaglio. È legnante. Grazie. Guarda, già si spoglia. Diretto, l'hai fatta sorridere. Le hai fatto venire voglia di parlarti. È un buon modo per avvicinarsi per strada. Che piani hai oggi? Che piani hai oggi? Ciao GTU Channel. Dar da mangiare gli scoiattoli con le amiche. Questo è il piano. Questi anatre o scoiattoli? Guarda che queste conversazioni così naturali. Cosa gli fai mangiare a un dog? Non avrei mai potuto. Sì, sì. Secondo me sono, nascono proprio spontanee, in effetti. Ti piacciono gli animali? Sì, mi piacciono. Oh, bello. Non credevo che i dialoghi sarebbero stati così lunghi da solo, okay. In automatico. Ok, che fai oggi? Che fai oggi? Ah, che fai oggi? Questa è la domandona. Fare domande in modo... Para quasi esclusivamente tu. Ah, parla quasi esclusivamente tu, penso, sì. Sei così bella, ti darebbe fastidio se ti baciassi proprio ora? Otto inchinandosi per baciarla, che penso che sia una... parentesi saltata. Credo sia là. Fare delle domande in modo che lei parli per la maggior parte del tempo. Vivi qui vicino? Praticamente sì, Alessandra. Cioè, nel senso che ti aiuta a imparare. C'è un bel caffè proprio qua giù. Ci sei stata? Sì, ma un appuntamento con un'amica. Oh. No. No. Se n'è andata lo stesso, anche se abbiamo fatto la cosa giusta. Ah, cazzo, non era quella la sbagliata allora. Ma veramente. Dai. E allora che cosa? Fai delle affermazioni e parla soprattutto tu. Ah, quindi è il contrario. Cioè devi parlare solo tu. Ma e capisci cosa stiamo imparando qua? Eschere, ciao Alessio. Quindi para quasi esclusivamente tu. Comunque credo che... Che meraviglia. Ah, no. Ok, pensavo che Alessio avesse sbagliato e volesse scriverle Escile. Già. Però... C'è un bel parco qua giù e poi incontrerò degli amici. Ma io ho 40 minuti, visto che sei carina, bla bla bla. Ho pensato che sembrava amichevole. E si spoglia, vedi? E devi no. Dare il massimo alla conversazione. Ciao, Gizagan, super seducer. Soprattutto se parla con te. Così. Ah, ok, se prende la tempestiamo, lei smette di pensare a quello che deve fare e ci caga solo a noi. Ah. Non l'avrei mai detto. Ma tu vai in bici così? Quindi io sarei già fottuto, no? Esatto. Con il vestito. Sì. Ok, perché senti bene. Tu non avresti nemmeno saputo fare esatto, il gesto. Mi cambio, ok. Ah, minchia. Usa gli orecchini come... Non ho capito un cazzo, onestamente, ho letto poco, è male. Voi avete seguito per caso? Inizia a toccarla per eccitarla. Vorrei sì. Chiedile che lavoro fa, perché sembra una persona creativa. Ok. Però se il fatto che se glielo chiediamo inizia a parlare lei, a quanto pare farla parlare è sbagliato. Vabbè, prima o poi dovrà cominciare a parlare, insomma. Beh, non lo so. Che... Magari possiamo scoprirla prima che cominci a parlare. Comunque, chiedile che tagli ti starebbe bene secondo lei. Ah, che tagli? Immagino taglio. Cosa che non potrei fare io, ad esempio. Sì, infatti, inventati una scusa per toglierti la camicia e mostrare il tuo fisico. Puoi toglierti, ci si fosse Angelo. Ah, mi sarebbe lo scopato, fratello, capisci, dai. Zagan dice là. Ah, usa gli orecchini come scusa per toccarla. Secondo me è già... Comunque facciamole, basta. Secondo me... Dai. Sono legati a un ricordo, sì, me l'aveva dato una mia amica. Ah, era quella... Beh, complimenti. Comunque era una via di mezzo. Complimenti. Beh, perché vedi, se noti le tizie sono vestite sullo sfondo. Quindi... Non te la sei ancora portata a letto. Sì, il tizio ci ha detto toccarla non è una grande idea, però l'hai fatta franca, va bene così. Ok. Non toccare gli orecchini, l'abbiamo toccati troppo tardi. Esatto. Sei single, chiedile il nome, dille il tuo, presentati,
guarda sotto la gonna. In effetti, scopala subito e la apre proposta di Alessio. Aurora probabilmente sarebbe subito stata, ci sarebbe subito stata quando lui si toglieva la maglietta, la camicia. Sì, infatti, infatti. La B, dice Vittorio. Chiedere il nome e dille il tuo. Io mi sarei presentato, ma seguiamo quello che ci dice Vittorio, esperto in materia. Come ti chiami? Alexa. No, stai scherzando. No. Io mi chiamo Alexa. Ah, che simpatico. Non è folle. Scherzo, mi chiamo Richard. Piacere conoscerti, piacere mio. Ah, Mizzi, che era la migliore. Madonna, ragazzi, ma siete bravissimi. Non l'avrei mai scelta, credo. Hai seguito il tragitto. Insomma, il fatto di scherzare è stato positivo. Ok, la risata è garantita. A meno che lei non sia una sordomuta e tu la fermi per strada facendo finta di essere cieca. Esatto. Sarebbe un casino. Non ho molto tempo libero. Lavoro, ho un peccato, lavoro molto, quindi mi piace stare all'aria aperta. Cerco di stare all'aria aperta il più possibile. A dire il vero, vado in bici. Ok. Sei una persona attiva. Hai sempre bisogno di fare qualcosa. Sì, non posso stare tutta la notte. Non sei pigra. Non è una persona pigra, ragazzi. E quindi... sono semi-attivo. Oh. Che è un po' frocio da dire, però va bene. Chissà se c'è anche la versione omosessuale, yaoi. Sarebbe bellissimo. Cioè, infatti, faremo anche quella. Ci poi... perdiamo sempre il momento cruciale ma in cui... ma tanto parlavano del più del meno, in realtà. Ok. La tipa è in bici, perfetta per Angelo, immagino, sì, infatti. Mi puoi buone quelle del letto vicino al... scusa se ti ho interrotto. Scusa, niente. Mi puoi dare il tuo numero di telefono? Vendile uno dei tuoi hobby. Ubi, tra l'altro, c'è scritto, comunque. Penso sia hobby. Ascolta, devo vedermi con un amico, però mi piacerebbe rivederti. Qual è il tuo numero? Anch'io dico la B come Zagan. Mi piace tu il dici... fatto... ah, sì, la B come... sì, sono in un ordine strano. Mi piace il fatto che tu appaia casual. Odio le ragazze che cercano di essere sempre in ordine. Ma che cazzo di commento è? Prima abbiamo detto che è elegante, tra l'altro. Quindi bella stronzata. Quindi B. Vai con la B. Ok, ascolta, come ti ho accennato, ho da fare, ma ti posso dare il mio numero. No, magari ci vediamo qualche volta. Dai. Certo, eccolo. Magari però ci dà quello falso. Sì, infatti. Sì, infatti. Ti ha dato un numero falso. E allora andiamo con la D. Con la D. No, Aurora dice C. Vendile uno. Ma secondo non me capisco Aurora cosa... ci sta trollando, però va bene. Per me C. E mi hai provato a scalare. Ah, vabbè, ma certo, sei hobby come quelli. Ho sempre voluto farlo, ma non l'ho mai fatto. Quindi il tizio barbuto fa scalata. Sempre un ottimo esercizio, perfetto. Proprio figo. Dovresti provare, se mi piacerebbe. Ah, te ne sei portata a letto, Aurora, bravissimo. Minghia. Bravissimo. Non me lo scelgo. Aurora per ora è quella che scopa di più le donne. Beh. Fare in questo modo sì, mi piacerebbe. Provala, suona fantastico. Quindi essere propositivi funziona sempre. Ma se io tipo ho l'hobby di dipingere miniature... sì. Senti, io gioco a Magic, voi... infatti. Sport con le racchette, come il tennis. Vabbè, anche io so cos'è squash, non è che... un muro di fronte, sì, sta spiegando cos'è lo squash. Ma davvero? Ma che poi sono parlano inglese british, quindi sicuramente sanno che cazzo è lo squash, che scommetto che è più Alessio... comune lì. Alessio dice che lui non rimorchia, rapisce. Bravissimo. Dovremmo fare... dovrebbe... anzi, sicuramente c'è la versione... stuprata di questo gioco. Comunque non credo, guarda. Aspetta, ci ho fatto una domanda questa volta e non l'ho letto bene. Allora, ah, forse che lavoro fai? Può darsi. Dille che usi il tuo sedere per fare il modello e poi controlla il suo. Come fanno i cani, praticamente gli annusiamo il culo o qualcosa del genere. Programmatore troie. L'hanno fatto con Google traduttore, perché queste traduzioni sono terribili. Dille che ti annoia, non ti piace molto come lavoro. Bene. Non lo so. Sempre programmatore, ma parla della tua filosofia di vita e sii appassionato al riguardo. Dille che sei una gente per modelle. Mm.
Secondo me, dire che sei appassionato del tuo lavoro è sempre bene. Mi hai convinto. Puoi portarmi a letto. Marco, hai visto il canale di YouTube? No. Al momento credo che sia uno dei campi più eccitanti, lavorativamente parlando. Ci sono un sacco di aziende, sì, insomma, gli parla del programmatore. Lo trovo affascinante. Che Bello. bella! L'hai detto. Oie! Finalmente! Madonna, ragazzi. Cioè, pensa a queste tizie che sono state ferme così. Ah, ma Ma non sono anche delle figure. già di cartone, delle bambole gonfiabili. Puoi cercare di farle sentire coinvolte se sei appassionato del tuo Sentire le lavoro. emozioni, capisci? Non ti preoccupare di essere noioso. È un obeso che mangia. Mi fanno godere. Quindi ti capita spesso di formare ragazze per strada? La sua domanda. Oh, E con questo dubbio, questa è una questo è domanda cruciale. trabocchetto. Già, è cruciale. Un secondo, ragazzi. Un obeso che mangia. YouTube? Il canale di YouTube. Si chiama proprio YouTube. Non ho idea. Non ho idea, però controllerò. Grazie della dritta. Allora, dire il vero, sì, molto spesso. Non spesso, però mi piace qualcuno e sono single, e se sono single, perché no? Certo, solo se me ne accorgo. Che vogliono davvero essere scopate. Solo se mi accorgo che vogliono davvero essere scopate. Dai, solo per vedere Va l'effetto, bene, però. Se infatti. ci sono delle specie. Delle cose speciali che cerca in una ragazza. Una cosa È una speciale. cosa speciale. Vuoi sapere Vuoi cos'è? sapere cos'è? Quando una ragazza mostra che muore dalla voglia di essere scopata, in pratica. Che è proprio pronta per essere sbattuta lì sul momento. Volgare? Ah, è No, sono volgare. volgari. No, ma io. Ma come? Accidenti, cuore spezzato. Devo dire che non dovresti dire parolacce con le Ma ragazze. io non ho detto una parolaccia. Scopare non è Infatti. parolaccia. No. No. Bisogna. Ah, vedi, questo gioco è anche educativo perché ti dice che devi trattare le donne con rispetto. Respect women. Women. Gentile, bisogna essere gentili. Non mai, però anche un po' onesti, quindi sarà la prima. A dire il vero, sì, molto spesso. Dici No. la A. Non mai. Ma non c'è una via di Ok, mezzo, C. porca miseria. Non spesso. Ma sì, dai, ti vuoi portare sulla C. C. Ma sì. Quando sono single e vedo una bella ragazza, credo di non ci sia nulla di male. A provare e vedere cosa succede. Giusto? Ma Di sì, quanto è infatti. saggio. Una bella Alla fine. chiacchierata, perché no? Certo. Ma certo. Minchia, quella proprio più giusta. Minchia. L'onestà è una buona via di mezzo, dice. Ah, ok. Vuol dire che sei sicuro di te stesso, la donna Avrebbero dovuto apprezza. Invece di dire doppiarlo. qualche stronzata, avrebbero dovuto doppiarlo, sì. Possiamo Sarebbe doppiarlo noi. stato divertente. Ascolta, ho un minuto perché non ci beviamo un caffè. Ma ha detto già di no un po' di volte. Dalle il tuo numero. Sai, vivo qui vicino, è un appartamento solo per me. Minchia. Ascolta bene, devo vedermi con un amico, ma mi piacerebbe rivederti. Qual è il tuo numero? Quindi il numero ho già un'inculata. Sì, infatti, l'abbiamo già chiesto prima. Ascolta, ho un minuto per il caffè. Hai un minuto per il Ma caffè? infatti. Perché tanto se le diamo il nostro numero. Ah, adesso sposto la facecam. Ciao Lanka, potete spostare la facecam in alto a sinistra. Sì, mi sembra una buona idea, non ci ho pensato. Opla. No, Magari stringerlo un pochino. penso vada bene così. BBB. Tutti dicono B e direi B. Amen. Ma No, no, perché in B? realtà Ma non volevo siete fare A. No, infatti volevo fare A, cazzo. stronzi! No, mi è piaciuto il numero pacco. Porca troia. No! Ah, via di mezzo. Ho fatto abbastanza bene, non hai ottenuto il miglior risultato. Però sono nude, cioè sono seminude, quindi. Ma si sono sbagliate in realtà, che sono. Hanno fatto quello sbagliato, secondo me. Si vede che erano svestite per errore. Ah, ok. Minchia, abbiamo fatto il 39%. No, molto bene. Ok, 77% di corretto. Scelta sbagliata 8 su 22. Ah, facciamo un riassunto Un in pratica. riassunto, minchia.
Abbiamo fatto B alla fine, Alessio. Infatti. Capitolo successivo, bene. Va bene. Il riassunto possiamo evitarcelo. Ma cambia la situazione, cambiano le tipe. Ah, guarda delle che saggio, che te lo dice? Un po' lo dice. Non è che se prima vi dice di no, allora sarà sempre no. Hai ragione. Questo vedi, comunque sempre per il gioco di Alessio degli stupratori, comunque, quindi insomma. Sì. Cioè, da svenuta non può dire. Ma di certo, no, ovvio. A un certo punto. Un po' mi capisce, esatto. Comunque, come rompere il ghiaccio con due tizie? Con due tizie, minchia, quindi. Cioè, è sempre più difficile. Next level, beh. Ok. Chiedi loro se parlano di te. Se dicono di no, chiedi perché no. Ma è ridicolo. Stupido. Dile che la conosci. Che la conosci dai tempi della scuola. Quindi immagino che tu debba concentrarti su una delle due. Considerato che per una c'è stata l'inquadratura delle tette e per l'altra forse non si è vista neanche in sì, faccia. Sì, in effetti è abbastanza vestita, insomma. Chiedi loro se sanno cosa ti piace di una ragazza. La risposta sarà il tuo cazzo e poi glielo mostrerai. Vai con la C. C, ok. Anche perché voglio vedere che glielo mostro. E dimmi, quel ragazzo con cui sei uscita ti ha richiamato? No. Yo, come va ragazze? Bene? Ehi, hey, hey. Ehi, hey, voi due, ehi, hey. Ascoltate. Sai cosa mi piace in una ragazza? Sorprendimi. Il mio cazzo. Oh, no, sorpresa. Sorpresa, che genio. Funziona? Minchia, potrebbe essere veramente la risposta giusta. Vuoi provarlo? Facci vedere come funziona il tuo cazzo. Vuoi dare un'occhiata? Sei pronta alla grande sorpresa? Ride. L'ha fatto veramente, quindi ha mostrato il cazzo. Per fortuna non la fa vedere veramente, perché sennò mi chiedevano il canale, ma. E si stanno pisciando addosso perché hanno visto il nostro cazzo. Non so, scusami. Ah, ma io pensavo lo facesse veramente vedere. Per fortuna il mio canale resisterà ancora per un po'. Anastasia ride. No, stiamo bene, davvero. Grazie. Mi avete ferito l'orgoglio, essere sincero. Scusa, non intendevo farlo, ma. Che si piscia proprio. Non è una brutta cosa. Cioè, sei andato lì col cazzo flush, effettivamente non è stata una. Ogni volta che vuoi. Ciao, ciao. Mi sa che non mio abbiamo Dio. Fatto giusto. Almeno è stato divertente. Quindi, se è nero. Allora, si sono divertite, ma lo stesso è la risposta sbagliata. Quindi, che ci dice? No, non farlo mai, ci dice, bla bla bla. Comunque dicevo, questo gioco, magari se avessimo potuto scegliere il personaggio nero, magari avrebbe avuto esatto. Un altro tipo di... Esatto. Sarebbe andato in un altro modo. Molto, molto, molto dopo, quando tutto va davvero bene, allora puoi parlare di Penny, altrimenti niente okay. Penny. Ok. Furtivamente esci da dietro al divano, chiedi loro di aiutarti a scegliere un regalo per la tua amica, dille che le conosci da tempo, chiedile se parlano di te. Minchia, è difficile. Allora, io sceglierei o la A o la E. Un po' dice la A. Un gioco fico, Benis. Io direi E. Però tu dici A? No, io ho detto o la A o la E. Allora, la maggioranza vince. Chiedi loro se parlano di te. Ti piace qualcuno qui? Dove vogliamo andare dopo? Possiamo fare cose diverse. Oh. Aspettiamo ancora 5 minuti. Ok, ci prendiamo un drink. Ma c'erano ancora il bicchiere pieno. Stavate parlando di me, ragazze, no? Beh, perché no? Perché dovremmo? Un argomento grandioso. Ah, ritorniamo al grandioso, quindi ti faccio vedere il mio pezzo. Parlavate di me o del mio cazzo per caso, ragazze? I miei tre argomenti preferiti. A parlare di te come uomo. Quindi potrei parlare di me. Tutto il tempo va bene. Minchia, quella giusta, Cristo. E vorremmo bene. Quella lì si è stancata. Forse si è seduta in una maniera diversa. Quella seduta dietro. O magari, visto che è azzurro, vuol dire che non è ancora il massimo. E quella è ancora un po' disinteressata. Tu dici no, azzurro è quello giusto. Perché il rosso, ad esempio, è quello sbagliato. Ah, giusto. Perché il rosso è sbagliato? Non lo so.
Funziona la maggior parte delle volte, a quanto pare, questo approccio, comunque, ci dice il nostro guru. Non lo sapevo. Cosa fanno all'università, al college, bla bla bla, ma non ci interessa niente di quello che fanno, veramente, però glielo chiediamo lo stesso. Guardate, in nella stessa classe. No, classi diverse. Ah, quindi non è che vanno al college ancora adesso, anche mi sembrava. Ci andavano, erano compagni, diciamo. Tu hai studiato fashion? Ciao Mirko. E tu teatro? Il contrario, ma chi è che studia fashion? Ma che materia è fashion, scusa? All'università, fashion all'università. Corso di fashion avanzato. Al Politecnico non c'è. Fashion 2. Fashion 2. Fai un paragone col business che ha tra le gambe. Ma che cazzata, Cristo. Fare dei complimenti per aver scelto delle materie difficili. Avere una presa per il culo perché una fa fashion, l'altra fa teatro. Ok, magari teatro. Ok. Accusala di essere materialiste. Ma perché? Di che il mondo sarebbe migliore senza soldi e inizia a cantarlo. Forse. Ma... vabbè. Dettagliatamente descrivi il tuo ragazzo, il tipo di ragazzo che ti piace... No, di ragazza, ah, scusate. Ah, ok. Poter fingere di essere gay, secondo me potrebbe funzionare assai. Beh, fino a un certo punto, però, ok. Chiedigli quali sono i suoi moduli preferiti. Di che è una cosa carina è molto più facile di una vera laurea in matematica o scienze. Quindi dire che non è una vera laurea, però bravo. Fai un paragone col business che è tra le gambe. Ma guarda, a questo punto là forse è la più plausibile. Addirittura, fallo dei complimenti. Beh, direi la B, che cosa devi fare? No, secondo me la D. Se non è la D è perlomeno un cuore smezzato. Facciamo la D allora. Secondo me vedrai, dai, è giallino. Business, oh, deludente. Dovremmo vivere in un mondo in cui non si usano i soldi, tutti quanti... si aiutano l'un l'altro, si è gentile, si condivide. Di che cazzo parli? Devo fare i capelli. Non è stupido. Piastra. In questo si è messo un vestito. Quindi adesso le stiamo giudicando e loro giudicano noi. Proprio preso mi sa che non è quello giusto. Ha detto, ma tu hai pagato per quel cocktail, l'altro che è un mondo senza soldi. E lui fa, no, l'ho preso gratis. Dal bancone, loro base. Ah, ok. Ma non sai cosa ci sta dentro. Odore di whisky e coke. Coca-Cola. Potrebbero avvelenarti. Perché dovrebbero farlo? Ma queste conversazioni sono lunghissime. Sì, sono lunghissime, però sono piuttosto reali. Adesso sta cantando, non so perché. I dialoghi li ha tradotti probabilmente Angelo. Scherzando, Angelo, ti vogliamo bene. Minchia, la tocca. Bastardo, minchia, in tre frasi già la sta toccando addosso. Mettendo le mani addosso. Oh. Smetti di cantare, sei un cantante bravissimo. Beh, a questo punto deve aver funzionato. Sì, ha funzionato abbastanza, devo dire. Sono soddisfatto della mia vita, sai? Sto bene. Possiamo andare in Giappone, possiamo provare. Ma perché? Perché parlava di Yoko Ono, quella, la moglie di John Lennon, o comunque l'ex di John Lennon. E perché tutto ex, perché lei è nato dal fatto di accusarle che sono materialiste. Esatto, vedi? Quanti suggerimenti per dire. Mi servono i soldi. John Lennon aveva i soldi. Ciao Edu. Ciao ciao ciao. Quando non hai soldi e non ti puoi permettere la vita. Parlano ancora di soldi, di viaggi, di John Lennon, di Yoko Ono e cazzi e mazzi. Oddio. Deficiente, prendi una, due, paghi una. Prendi due, paghi una. Ah, all'improvviso hai detto che sono delle prostitute e loro si sono incazzate, ma non ha senso. Ci vediamo al karaoke. Ma no, ma perché? Come ho fatto a degenerare così? Però... ma no, ma perché tutta questa scena è stata inutile, ragazzi? Non ci credo. Ok. Minchia. Dobbiamo essere più... come prima dicevano B, forse. Perché noi abbiamo fatto D, sì. La maggioranza è B. Allora, facciamo B. Diciamo, ciao Edo. E falle dei complimenti per aver scelto delle materie difficili. Mi piace perché un sacco di persone fanno scelte facili, ma non voi. Quindi ci siamo persi che facciamo business in realtà e non teatro. Che cazzo è? Imagine all the people. No, credo studino Instagram.
Chi studia business studia Instagram. Andavi bene all'università, avevi buoni voti? Bravo. Boh, vedi, è stato così facile. Cioè, prima l'ha intrattenuto per mezz'ora. Scherzo, la sfida. E lui fa dei corsi. Fa dei corsi? Sì, ma famoso a livello mondiale, a quanto pare, non lo so. Comunque, famoso questo tizio con la barba, è un vero seduttore. 7 anni, sembrate davvero piccole, grazie. Sollievo. Lei è l'amica pazza, e tu sei quella sensibile. Oh, guarda come si sta sciogliendo quella sinistra. Già, infatti. Sì, dipende. Tu sei quella pazza, tu sei quella timida. Ma in pratica quella a sinistra non parla. Quella a sinistra sei solo lì per da spalla sudicia. Sì, e chi è quella che già consigli? Siamo ragazze, abbiamo sempre problemi. Chi è che ha detto una battuta. Sì. Visto? Ma secondo te è stata una ripresa reale? Ah, sì, o sono certo, attrici? Esatto, sì. Un giorno faranno le speedrun di... Certo, sicuramente faranno le speedrun di questo gioco. Quella sì. A sinistra regge la candela, esatto, il moccio proprio. Il moccio bello verde. Sì, questo marrone. Gioco è veramente un capolavoro, comunque. Chiedi loro chi è il leader tra le due. Fai loro il test dei migliori amici. Guarda la ragazza che ti piace negli occhi e dille che ha degli occhi bellissimi. Chiedi all'amica di lasciarli soli per un po', madonna. Ma che cosa sarebbe il test dei migliori amici? Direi che quella è la risposta giusta per noi, comunque. Vabbè. Ma ti hai mai fatto il test delle migliori amiche? Sto Richard è un coglione, abbastanza, sì. Facciamo... sì, ok. Se gli chiediamo chi fosse stato il leader, poi andavano sulla difensiva, secondo me. Ah, anche secondo me. Ah, hanno superato il test delle migliori amiche. Non so nemmeno qual è. Perché si sono guardate e hanno riso, evidentemente, non lo so. E si fanno, si guardano e poi rispondono. Best friends. Ma che carine. Solo guardate negli occhi, capisci? Ma che bella cosa. Vedi, basta che si guardino negli occhi, capiscono di essere migliori amico. Ti accusano di venduto, sono venduto. Perché? Non lo so. Comunque, prendo dell'acqua perché sto morendo di sete. Va bene. Ah, penso fosse finito il dialogo. Ah, quella era la risposta giusta. Qual era che abbiamo fatto? Test di migliori amici. Ah. Ok, quindi possiamo usarlo. È solo la routine, un po' sai, bla bla bla. Non è il massimo avere cose. Ok. Va bene. Quanto è lungo nello spiegare? Quindi, che cosa hanno fatto per venire qui? Siamo andati a cena. Cena dove? Il ristorante italiano. Faccio uno scherzo a Marco, cioè, del tipo. Un consiglio. Ma adesso non ho seguito che cosa hanno detto. Chiedo allora cosa hai fatto. Dica che anche tu non ti prendi cura del tuo aspetto fisico. Perché dovrei dirlo? Scherza e dica un po' incongruente. Di loro che sei vegano e prova a convincerla a diventarlo. Questa sarà la risposta di Marco. Dile che per certi versi non va bene, ma è un bene che lei metta qualunque cosa in bocca. Minchia, ragazzi. Ma come potrei mai sceglierla, eh? Cioè, lo capisco. Ma come potrei mai? Ma scusate, è un approccio più diretto, tipo datemi la figa. Esatto. Là. Chiedi loro cosa hai fatto. Sono perso grandi cose? No, direi proprio di no. Anche se non ho seguito bene che cosa hanno detto. Però una delle risposte è... La D e la E sono le più assurde. Una chiede di loro che sei vegano e prova a convincerle a diventarlo. Wow. E l'altra è dille che per certi versi non va bene, ma è un bene che lei mette qualunque cosa in bocca.
Direi quella, senza dubbio. Vedi, Pure pagate si stanno annoiando, le abbiamo pagate. si stanno sì. Significa che puoi prendere qualsiasi cosa, metti qualsiasi cosa nella tua bocca. La tizia è Ah scandalizzata. no, ma mi avete frainteso. Con il gioco costa tipo 10-15 euro. Stai davvero dicendo queste cose? No, non lo faccio, tu invece. So che lo siete, so che siete quel tipo di ragazze che mettono tutte le cose in bocca. Cosa te lo fa pensare? McDonald's? McDonald's, cosa te lo fa pensare McDonald's? Extra Sperma, sperma. tutto bene. Beh, dai, fa abbastanza ridere. Cioè, infatti, sei molto scortese. Grazie, piccola. Ti piace, vero? Sì, dai, che ti piace. Guarda, sto Vedi che ti sorridendo. piace, sorridi. Ti stai immaginando noi nudi a letto mentre ci mangiamo la pizza, ma perché? Il Mac con extra sperma al Ma chi massimo. dirà l'altra, scusa? Ah, no, anche Infatti. l'altra ha detto no. Cioè, non Già. sembra convinta Ma però perché lei, l'altra. l'altra è una donna beta e allora fa quello che dice l'altro. Non abbiamo una Ah, casa. non hanno una casa. Vieni a vivere con me. Ma Sorpresa. perché le Cosa cose sei lunghe? disperata? Infatti, la risposta sbagliata, ma è anche lunghissima poi la. Mi piace quando mi parli così e detti legge. Così Così sei. sexy. Così sexy quando guardi così. Come on. Ma sta per denunciarci la tizia comunque, secondo me, perché le donne ridono. Oddio. Oddio. Andiamo. Cioè, no, addirittura se ne vanno l'ora. Non sono interessata, non rompermi il cazzo. E se ne vanno. Ti Ti troverò, troverò, ti cazzo! troverò. È una cosa che ha sentito nella vita reale. È stato divertente, ma anche terribile. Mi ricorda molto una brutta storia che noi sappiamo di un Ovvero? bicchiere. Ah, sì. Ah, ma quella di Sì. Davide. Ma intanto se non diciamo il cognome non importa. Comunque che è una volta per vendetta. Però non mi ricordo com'è andata. Comunque sta di fatto che è finito dello sperma in un bicchiere per vendetta e un tizio l'ha bevuto. Ma non è che è finito dello sperma. Il Vabbè. suo. Il suo stesso? Sì, Vabbè, sì, certo. certo, però l'ho dato a qualcun altro, mi Sì, auguro, giusto? certo. Non Fa cagare lo credo. stesso, però insomma. Chiedi loro cosa hai fatto. Scherza di che è un po' incongruente. Di che anche tu non prendi cura del tuo aspetto fisico. Chiedi loro che sei Cos'è che vegano. volete. Cos'è che avete detto voi? Hola, hola, La E è decisamente no, perché è quella che abbiamo appena fatto. Va bene, là. Anche se io sarei andato sulla C. La CD che anche tu non ti prendi cura. Va bene. Uno ha bevuto lo sperma, sì. Già. Occhio, controllate sempre cosa avete nel drink, ragazzi. Poco Poco dopo dopo le le 10 mi 10 sono mi alzato. Non mi sono sono svegliato. alzato, poi quando mi sono alzato sono andato nell'altra stanza. Quindi stavo giocando alla Play. Ok, gli sto raccontando la sua giornata, così poi chiede a loro. È fantastico, dovete provare Assassin's Creed. In generale, sì. Uccidere persone, scappare, cose simili. Sono all'ultimo livello e ho tre memorie Ma ancora scusa, e non sto va a chiedere che provando. cazzo hanno Ma siete fatto che. Ho la traduzione ai maiali, come immagino. Solo per 2 ore ho giocato, poi sono andato a mangiare perché mi piace mangiare. Ciao Mi sono fatto il Francesco. bagno. Ciao Francesco. Ho ascoltato questo, come si chiama? L'evoluzione del tutto davvero interessante. Parla di tutto, dalla scienza all'economia. La Madonna, che noia. tizia a sinistra però È sembrava interessata, convinta. Giambodrillo. sì. Si è mangiato la torta. Ma perché deve fare così lunghe se sono Perché così fa più sbagliate? ridere, no? E poi magari ci sente una cicciona che ci sente elencare il cibo e magari almeno scopriamo lei. Pistacchi, vedi? Arrosti anacardi arrostiti. Arrostisci? Mi ricordo Giambodrilla, ma non ho visto Giambodrilla. Abbiamo tante cose in comune, mi piacciono le noci.
Ah, perché in inglese nuts poi significa sia testicoli che noce. Di meglio. Comunque è andata via di mezzo, quindi va bene così almeno andiamo alla prossima domanda. Ok. Concentrati tu sulla ragazza che ti piace, ignora la sua amica. Quindi, in realtà, lui sta puntando solo una delle due. Beh, sì, è piuttosto evidente quella è quella piuttosto figa e quella che è solo sopromobile col vino sprecato. Non lo so, in questa foto... Sì, vabbè, sarei molto indeciso. D'accordo, però è l'attenzione... Dai un po' più di attenzione alla ragazza che ti piace. Concentrati sulla ragazza che ti piace, ignora la sua amica. Ma da entrambe lo stesso... Direi, dai un po' più di attenzione alla ragazza che ti piace. Norman dice C e noi facciamo C, allora. Ma sì, ma certo. Guarda. Perfetto, perché è difficile trovare equilibrio. Ti piace una delle ragazze, non vuoi... Cioè, C senza nemmeno un dialogo. Cioè, ah, fatto... sì, sì, no, perché sì, adesso stanno flirtando perfetto. Ancora ampiamente. Quindi voi chicas che voi fate nel tempo libero? Mi piace ballare, sei un somaro. Che stupido, un gioco di parole di merda, ecco. Non l'avevo capito. In italiano poi non prende per niente, ho molti interessi, mi piacciono i film, le serie TV, sono strana. Perché le piacciono le serie TV? Già, siamo tutti nerd quando guardano una serie TV. Mi piace giocare TV. Col mio cane. È un eufemismo per parlare delle sue tette, penso. Credi se intende sesso col cane? Giocare col tuo cane? Ho visto un video con quel nome. Ragazza gioca con il suo cane. Oddio. E in pratica questa ragazza, forse no, non eri tu, ma la ragazza sedeva col cane e il cane stava lì e al cane piaceva molto il miele. E lei mette il miele nel... Oh, che schifo. Puoi immaginare cosa fa. Ok, mette il miele nella figa e il cane lecca, perché non era subito chiaro a me che stavo leggendo a voce alta. Eh sì, esattamente lì. Ha detto che sei uno stronzo. Ma questa è la cosa che l'ha fatta incazzare di più finora. Ecco, vedi che adesso si sono alzate e io avrei preso quella di sinistra. Ah, ok, non ho fatto caso alla... Non dire queste cose, comunque. Però avrebbe senso con quello che è successo prima, ovvero che lui fa che il drink non l'ha pagato, sai che è il mondo senza soldi. Sì. Però aveva un drink. E praticamente lui va da Letizia, gli dice cagate e poi ruba i drink. È vero. Andare via. Ok. Dare al mio cane. Ciao Toxitubo. No. A me piacciono i cani, si capisci cosa intendo. Dare il miele al cane fa bene per fargli passare la tosse. Penso che a qualsiasi bestia faccia passare la tosse tranne gli insetti. Di che dolce che le persone che hanno gli animali sono in genere le persone migliori. Oh, e magari l'altra non ce l'ha. Già, infatti così le escludiamo. O ce l'ha. Dille l'altro. Che è un pesce. Questo fa ridere solo in italiano. Dille che ti piacciono i combattimenti tra cani. Questo devo farlo per forza. No, un cane, come le corse dei cani. Puoi scommetterci sopra. Sono i cani più veloci, sai. Pure combattimenti tra cani. Sono bellissimi, cioè. Non sei mai stato a un combattimento tra cani? Ma perché? Che razza è il tuo cane? Un tedesco. Ah, è perfetto. Tedesco. Possiamo far combattere il pastore tedesco con un cane ebreo. Non ho salvato per quello. Ah, lei ha salvato un cane e lui vuole farla combattere. Esattamente. Mi piace questa conversazione. Lei è tipo tra lo schifato e il... Mi interesserebbe però. Però chi preferisce i cani e i gatti... Non è amico mio. Hai marcato il territorio. Hai fatto pipì? Sto dicendo che lei ha fatto pipì sul divano, non so perché. No, vai da un'altra parte. Pastore tedesco verso casa. Non posso crederci, ha fatto pipì sul divano, vabbè, e se ne va così. Per favore non provarci a casa. E non farlo al bar, in un locale, in un caffè, in qualsiasi altro posto pubblico. No. Non in pubblico. No. Non ho niente contro i cani, semplicemente i gatti sono infami. I gatti non si infamano al massimo. Viva i cani. Comunque hai fame. Mangiamo. Direi la B a questo punto. Sì. Basta stronzata. Interessante a dire il vero. Leggevo questa cosa. Cos'era?
in un giornale di psicologia dice che le persone che hanno gli animali domestici, specialmente i cani, un maschio e una femmina, il tuo cane, no? Un maschio, oh, perfetto. Diceva che le persone che amano animali di sesso opposto, che davvero li amano, e tu hai detto di sì, significa che sono persone premurose nella vita e negli affetti. L'idea che conosci qualcuno e poi scopri che amano gli animali è figo. Vuol dire che puoi fidarti di loro. Puoi fidarti di loro. No, è proprio vero. Hai ragione. Quindi chi è la cagna di voi due? Scusate. Oh. Che ami o no gli animali non importa. Non ha fatto un cazzo, vedi, alla fine. Non dovresti scherzarci sopra. Ma perché no? Perché non dire qualcosa di positivo al riguardo? Ma giusto, giusto. Sarebbe stato divertente se in questa scena ci fosse stato anche un cane. Sì, infatti. Tipo che che l'amica in realtà era un cane. Comunque scherza, non parla molto, è dolce, sembra molto dolce. Lo è. Ma sta spostando l'attenzione praticamente sull'amica. Così sai che per bilanciare la cosa, no? Quindi ho detto che l'amica, anche se silenziosa, è molto dolce. Però non sembra molto convinta. Passa l'azione e tocca le muscoli. Chiedile come si vedono tra 5 anni. Considerato che prima ci ha detto che è preoccupata, nel senso che non le abbiamo fatto un complimento, sì, però che sembrano piccole. Mm. E le ha detto, ah grazie, meno male, qualcosa del genere. Vuol dire che voglio non parlare del futuro e diciamo, toccala. Ah, vuoi toccarla? Sì. E tocchiamo le muscoli. Quindi tu vai in palestra, vero? E tu che fai? E tu che fai? Jogging. E quindi che muscoli le tocca? Jogging, ovvero quando rubi il portafoglio a qualcuno e scappi. Sì, esatto, una cosa del genere. Mamma mia. Fammi sentire i muscoli. Oh shit. Ah, quindi ho toccato l'altra, quindi va benissimo. Vedi, ah, perfetto. Non sono molto forte. Vedi, questo si bacia. Una pietra. Vuoi controllare quanto sia pietra, oh, sì, il suo cazzo di braccio? Ah, minchia, Marco. Hai visto, ragazzi? Cool, fantastico. Adesso cuore rosso. No, guarda, funziona, vedi. YouTube fa cagare. È uno dei pochi che mi piace guardare come youtuber, comunque. Ti permette di essere un po' fisico, toccare la gente, mettere le mani in faccia. Ben fatto, ottima scelta. Siete in forma, ragazzi. Credo che tu debba fare più jogging, madonna. Quindi hai fatto. Quindi, hai detto che è grasso. Esatto, la pensa come Matteo. Gioca a squash. Non so se hai detto come ha scritto squash. No, non ho fatto. Non ho fatto caso. Facevo basket al college, ma solo per farmi negri. E non c'era la traduzione in questo caso. Guardi la NBA? No. Prima sì, mi piaceva da impazzire. E adesso? Ora lavoro, vado al bar, mi faccio un po' così, i miei cazzi, c'ho voglia. No, minchia, si sta già annoiando il tizio. Minchia, si è spenta un sacco. Fai il test del campo di fragole, mettiti in mostra. So cos'è la prima, ma facciamola perché tu non lo sai. Va bene. Fai il test del campo di fragole. In quanti sanno che cos'è il test del campo di fragole? Vabbè. Mi piacciono i test psicologici e cose simili, non so. Possiamo provare? Sì, dai. Ma chi è che non piace? Non so, è interessante, dai. Il chiamato campo di fragole, test psicologico. Provatelo entrambe con me, ok? Chiudete gli occhi e vi aiuterà. In quanti lo sapete? Perché non ho visto il video da cui è stato fuori questo gioco, fatto da un canale, per questo che io conosco il gioco. Comunque, vedete un campo di fragole. C'è un recinto. Quanto è alto il recinto? Fate cenno con la mano. Ok, lei lo fa altissimo, l'altra lo fa basso. Mettete giù le mani. La prossima cosa, andate dentro e prendete, mangiate le fragole. Quante, okay, ne mangiate? La bionda dice quante più ne posso mangiare, più non posso. L'altra fa un sacco di fragole. Avete mangiato un sacco di fragole, arriva il contadino e dice, avete mangiato tutte le mie cazzo di fragole, pezzi di merda. E voi rispondete, mi dispiace, direi. Tu diresti, ho fame. Minchia. Che puttana. Adesso scoprirai perché adesso lei è una puttana. Comunque, ok. Vi dirò cosa significa. È interessante. Quindi, la prima cosa, l'altezza del recinto, la vostra barriera sessuale.
Quindi quanto siete aperte? Le fragole rappresentano la passione. Quindi la barriera sessuale della tizia a sinistra è più alta di quella a destra. In pratica è difficile fare sesso con una, è più facile farlo con la bionda. Il numero di fragole che avete mangiato, invece, è il vostro appetito sessuale. Quindi, visto che entrambe hanno risposto che vorrebbero sfondarsi di fragole, vorrebbero anche essere sfondate. In breve, questa ragazza non ama il sesso. Poi voi avete detto di aver mangiato tutte le fragole del mondo. Minchia, che baldracchia. Comunque, Madonna. L'ultima cosa che è quello che dite. Che dice dite al contadino. Ovvero scusa. Oppure ho fame. Ha fame di sesso, giusto? Bravo. I'm sorry. Credo che il test abbia vinto. Wow. Interessante. Visto? Vabbè, dai, un bel test. Un bel test, vedi, funziona. Lo farò la prossima volta che esco di casa. Con i tuoi colleghi al lavoro. Sì, esatto. Al mio capo. Al tuo capo. Un modo per rendere la situazione più interessante, non noiosa, fare questo test, bla bla bla, la barba, gli occhiali, i capelli lunghi. È abbastanza interessante perché puoi sempre dire che... Credo che in poco tempo diventerà tipo il test dell'anno. Già, infatti. Allora, la tizia a sinistra ha un negozio di abbigliamento e lei non fa un cazzo. Ma non andava all'università? No, questo è in passato. No. Lei è disoccupata, quindi l'abbiamo fatta sentire da meno. Quasi quasi metto pausa qua, però si vede bene. Perché metti pausa? No, non metto. Non conta niente quello lì, è solo per controllare la stream. Scusa un secondo. Scusa un secondo ancora. No, comunque è interessante questo test. Infatti. È stato divertente in fondo. È stato piuttosto divertente. Quindi. Dille di assumere l'amica per farsi fare dei vestiti. Dille che è grandioso, che non lavora e che sei geloso. Prova ad accoppiarla con il tuo amico Karim, che potrebbe essere il suo sugar daddy, ovvero pappone. E non va bene perché Karim è straniero e quindi a loro non piacciono. Sì, giusto. Dille che assumere. Onestamente non so proprio che cazzo dire. Aspettiamo che ce lo dicano in chat. In chat. Perché da una parte dire la B, però magari si potrebbe offendere. E dall'altra direi A, ma forse poi si offende perché non è eticamente giusto. Beh, dai, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, perché arriva sempre un po' in ritardo, comunque B. Perché noi siamo leggermente indifferita. Sono disoccupato a volte, per scelta. E tu cerchi qualcosa o non vuoi fare un cazzo della tua vita? Yeah, sì, cerco qualcosa, ma cerco qualcuno con i soldi, va bene uguale, no? Questo l'ho aggiunto io. Che lavoro vorresti fare? Aprire un negozio di fiori. Non ho mai sentito questo desiderio. Cioè, uscire da qualcuno, intendo. Bene, figo, sì, mi piacciono i fiori. Sei indipendente, bravo. Ah, sei indipendente. Non lavora, ma... Bella risposta giocosa. Ben fatto. Grazie. Siete belle ragazze, ma avete dei vizi? Droghe, sigarette, alcol. Non è un vizio. Salute. I tuoi reni ringraziano. Solo un ciocco per fare il brindisi tutti insieme. Quindi sono finalmente... Lei si è ubriacata di brutto e già vuole scoparti. Wow. Guarda come cazzo la guarda con la sinistra. Chiedi se la ragazza che ti piace è una brava... Senza accento è una brava ragazza. Chi è più troia? Che più è trioa. Trioa. Chiedi chi di loro è più trioa. Chiedile se c'è la possibilità che tu possa portarla a letto dopo un po' di drink. Credo che la sia l'unica possibile. Questa è la seconda? La. Ah, ok, scusa. Ania, non so perché ma mi fido di te, sembri onesta. Dimmi, è una brava ragazza. Molto brava ragazza. E che cazzo era quella scritta che è comparsa? Una buona amica. Invece di dire direttamente mi piaci, puoi dire la tua ragazza, la tua amica ci sta? Sarebbe carino chiedere all'amico
Hai visto che funziona ovunque nel mondo. Quindi chiedere all'amica funziona sempre. Ah. A dire il vero, sono sincera. Tu non mi piace. Voglio dirti che ha un ragazzo. No, porca puttana, è stato tutto No, sprecato. minchia. Aveva puntato su di lei. No, guarda che faccia, tipo Dewey o qualcosa Vabbè. del genere. Vaffanculo, poi. Vabbè, ci sono io. Almeno non abbiamo ancora speso soldi per un drink per lei. Chiedi perché parlo con te allora. Minchia, mi piacerebbe Perché tantissimo. cazzo sto parlando con te due volte? Secondo me comunque è una burla. È fatto per finta. Guarda come guarda la tizia a sinistra. Tipo, adesso che cazzo mi dici? Chiedile se la sposerà, chiedile se la soddisfa. Dille che secondo te si annoia con lui e che tu potrai puoi offrirla di scoparla un paio di volte alla settimana. Proprio così si spreca. Ma pure un paio. Di che una ragazza non può Avere troppi peni. mai avere troppi peni. Ah, E io ho letto, ok. di che una ragazza non può mai avere troppi neri. Che è ancora meglio, penso. Dicono tutti no? No, la Sì. C. Ah, dai, Non ha cambiato idea leggendo, stronzetti. penso. Allora, hai un ragazzo. Ma questa filosofia, per esempio, non puoi avere mai troppi soldi, vero? È giusto. Allo stesso modo, una ragazza non può avere troppi cazzi. Mai avere troppi cazzi. Cosa? No! Oh. No, grazie, disgustoso. E bisogna cambiare ogni tanto. No, Dio, sei strano. Vuoi provare? Toccalo! Di nuovo, come la scena di prima. Il piccolo Barry. Sto cazzo si chiama Barry, abbiamo scoperto anche questo. Vittorio dice AA. Non Ah, ah. so se. Se clicco due volte veloce, ah, magari. Sebbene Barry sia bellissimo, però il suo cazzo. Questo lei dovrebbe scoprirlo solo dopo. Quando ha dimostrato di volerlo. Perché si fa sesso solo Visto? quando la donna lo vuole. Esatto, giusto, giusto. Ricordatevelo. E quando non vuole, droga il drink. Comunque. Va bene, ci direi. Va bene, C. Chiedele se la soddisfa. No, Stavo scherzo. per premere, mi si è flashato No, perché non il vorrei dito. vedermi un'altra scenetta. C, però, ci dice anche Aurora. Sì, Aurora? Chiedile, ma ti Ma soddisfa? ti so di. È un ragazzo, vero? Tutto bene con lui? Ma ha un tono sempre piatto di voce, ora che è noto. Tutto bene con lui? E la cosa più importante è come ha letto. Perché? Ascolta. Può portare i soldi a casa e preparare la cena. E tutto il resto. Ma tutto viene nascosto. Succhia e Succhia e poi poi fischia. fischia. Ah, ma era una traduzione a cazzo, perché blow, che sarebbe succhiare il cazzo. Non te lo dico, io potrei essere il tuo uomo alle 14 ogni martedì e già vedi. Dai, bella, sai com'è? No, 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 no. Un po' d'azione, un po' Colazione, un di po' di sale. sale. Sono contenta di tutto, quindi ti soddisfa, letto? Sì. Sì. Guarda che Questo è sta seduto, questo è sbagliato. sbagliato. Questo è sbagliato, boh. Dille che secondo te si annoia con lui, questo no, bla bla bla, chiedi perché parla con te allora. Fai là. Vittorio mi sa che È un aveva ragazzo, ragione. allora perché parli con me? Perché no? Non so, lui è a casa e sei al bar, che parli con me, che... Lei è Lei è libera. libera. Ma mi piacevi tu. Beh, è carina, dai, vabbè, mi accontento. Vabbè. Ah, via di mezzo. Ma davvero? Quindi la storia va avanti lo stesso. Ma dai. È imprevisto, però sai che ci possono essere varie strade, ci diceva prima. Perciò se avessimo scelto una Ma risposta giusta, diversa, magari l'avremmo andava spinta a meglio. tradire il suo tipo. Che si importerebbe Chiedile che voi due se... parliate. Vattene perché è un fidanzato. Chiedi se è possibile che lui lo picchi. Hai ragione, anzi a tre volte premerò, dai. Sentito Ha premuto il tre triplo volte. click, non voglio mancargli rispetto. Ti dispiace se parliamo allo stesso? Se ci vedesse ora sarebbe ok? Sì. Certo. Non ti stai mica succhiando il cazzo dopo Cioè, tutto. quindi lui sta comunque insistendo con quella lì. Esatto, sì, nonostante tutto. Quindi la storia non è andata a puttane, perlomeno. Funziona a livello psicologico. Perché le togli la scelta. A lui andrebbe bene parlare. Va bene. Vederti parlare con me. Quindi ci sta anche insegnando come
far tradire. Esatto, sì. Picchierei un po' d'acqua allora. Sì, certo. Questo picchiere un po'. Non vorrà dire non ho il permesso, bla bla bla. Quindi buona scelta. Chiedi dei loro piani e se vivono insieme. Ma che palle. Chiedi però se si sono mai baciate e prova a farle baciare, sì, ovvio, no? Io direi la B. Dai. Giusto. Ok, siete lesbiche. No, metti va bene. La mano sul mio ginocchio. Ok, sta mettendo le mani sulle ginocchia della gente. Mentre tocca a lei e tocca a me, io vi guardo, tu puoi baciarla. Ma perché? È troppo. Ah, okay. Guarda, è spaventatissima l'altro. Non siete lesbiche? Come? Sembravate lesbiche, scusate. Guarda, sembra più... Con lo sguardo. Oddio. Come faceste amore con le altre donne? No, mai successo. Stasera? Dovreste provare qualsiasi cosa, però. Almeno una volta bisogna provare. Ma tutto. Non stasera. Mi siedo sulla mensola e vi guardo, ma che cazzo? Sulla mensola? C'era scritto così, non so quale traduzione sbagliata possa essere stavolta, ma... Guarda, siete delle brave ragazze, bello. Siete noiose. Siete noiose. E se ne va lui. E il drink? Tanto non era suo. Forse ci hai pensato. Sai, con due belle ragazze, pensi ecco a me, lesbiche, orge, bla bla bla, quello che sia. Se anche lo pensi, non hai bisogno di dirlo ad alta voce perché può essere molto offensivo. Oh, che palle. Non rischi di essere mandato a fare in culo, quindi chiedi dei loro piani e se vivono insieme. Ma loro due vivono assieme? E domani non devi svegliarti perché cioè, non lavori domani perché sei disoccupata e devi aprire presto il negozio domattina. Sì, sì, sì. Quindi tu vai a letto e fammi stare con la bionda. Non devo fare nulla, quindi posso stare in giro. Dormire. Già, tu puoi. Noi dobbiamo preoccuparci di dormire 8 ore. Io non ne ho bisogno. Questo pub è vuoto. È deserto. Ma sì, ma un club un po' esclusivo sembra, sai. Troppo basso per tradurre direttamente senza leggere i sottotitoli, capire la logistica, bla bla bla. Insomma. Chiedi i numeri di entrambe. Di' alla ragazza che ti piacerebbe portarla fuori e coinvolgi l'amica. Perché è una cagna. Sì. Senti, io porto il mio cane, tu porta la tua amica. Suggerisci di uscire tutti insieme e prenditi i numeri. Io direi la B. Ah, io avevo detto la C. Ma perché i numeri, sai, non ci possiamo più fidare ormai. Ah, sei proprio rimasto... scottato, vedi che... Esatto. Che... Cioè, ormai non chiederei mai più il numero. Sì. Già, giusto. Solo indirizzi di casa che mi fai... Fammi vedere con Street View e ci deve essere l'immagine di lei presa dal satellite sì. Con lei che esce di casa, tipo... Comunque... Dicono la C o la B? Anche io direi la C, però va bene, facciamo la B perché... E apriamo due volte per far contatto Vittorio. Ascoltate, dovremmo vederci di nuovo. Ha fatto B ormai, ragazzi. Che ci divertiremmo, no? Se uscissimo, no? Ti fidi di me? Sai che non farei... Ammazzerei a cosa del genere, madonna, che cazzo di... In Italia questa battuta non sarebbe mai possibile. Scrivi quel tuo numero. Ma alla fine c'era il numero nella B. No, nel B non c'era il numero. No, però lo stesso gli ha chiesto il numero. Quindi bisognava chiedere il numero in un modo o nell'altro. Era la risposta giusta. Porca troia. Ma non è possibile. Parleranno di te quando te ne vai. E almeno hai... Così possono interagire nella conversazione. Avere... approvarti o... oppure no. Insomma, parleranno di noi di... Sì, del tizio quando non... Ok, ciao. Divertitevi stasera, buonanotte. Ah, quindi finito questo scenario. Chi l'avrebbe mai detto? Sembra un ragazzo carino, sì. Dovresti uscirci, forse. Per un appuntamento, sì, sì, non mi interessa proprio un cazzo. Molto bene, di nuovo, vedi? Siamo sempre più bravi. 85% delle risposte giuste stavolta. Contando che spesso le sbagliamo apposta. Sì, infatti. Andiamo al capitolo successivo o vuoi fare un riassunto? No. Io direi che come riassunto è... Siamo bravi, bisogna
No, perché questo scenario non l'ho ancora mai visto, quindi non so cosa sarà il terzo scenario. Oh. Che l'altro l'avevo visto nel video che ha fatto il A tizio quanto di pare Bacalao. andiamo in uno street club. O forse a ballare. Sì, questo è un vero club in cui si balla. Perciò di giorno stiamo andando in basso, bla bla bla. Ma dici nella società di oggi Come oppure cazzo ballo? nel canale Nati per Ha scritto perdere? Angelo. Ti ha scritto Angelo? Sì, no, per dirmi. Che non viene? No. Se questo è. Ah, se lo facesse Barney di How I Met Your Mother. Sì, certo. Già sarebbe divertente. Ma lo sa che è gay, vero? Nella vita reale, sì. Apri con un opener d'opinione su cosa comprare alla tua sorellina. Che cos'è un opener? Non lo so, mi spiace. Opener sarebbe l'approccio iniziale, però comunque non ha senso comunque. Ah, traduzione ai maiali. Apri in maniera non verbale cercando di attirare la sua attenzione. Attacca con un ballo sensuale e sfiora il fianco. Io direi la B. La D o la B? B di basta che me la dai. Va bene. Giustamente Troppo questa spastici palla come è. E tu ti avvicini. Ehi. ballano. A parte che balla da solo, cioè con così tanto spazio. Ah, nuovissimi attori. In un ambiente rumoroso, non cercare troppo di chiacchierare con quella risposta giusta. Cerca di attirare la sua attenzione in maniera non verbale. È la scelta giusta. Cioè, Comunque sto tizio è guarda quella tizia orrendo. da sola solo a sinistra. Ma è quella lì di prima? No. È quella di prima? Che balla da sola. Che Sembrava. brava, cazzo. Presentati brevemente e continua a ballare. Chiedile se vuole un drink. Balla. Chiedile Chiedile con chi è con Ventua. Io chi prende. Ventua? Va bene. Io direi la A. direi la C. Voi cosa dite? Non lo so. A me lui sembra veramente orrendo. Ma a quanto pare si è fatto centinaia di tizie, quindi o migliaia persino. Quindi dici che Perché era. ricordiamo che lui è un mastro pick-up artist, ovvero un esperto di Ma quindi se io vado sul suo come abbordare profilo ha dei le ragazze. certificati? Beh, ha una scuola per fare queste cose, quindi. Che cazzo gli vuoi dire? BBB. DBBA. BBB. Vedo Dire la 2B. B quindi. Sì. Chiedile se vuole un drink. Io avrei detto la C comunque. Hey, you want a drink? No, voglio solo No. ballare. Dai, beviamoci qualcosa. Sto ballando, non rompermi il cazzo. Mi spiace che ha risposto B, ma. È la C, vedrete, vedrete. No. Non chiedere presto se vuole un drink. Aspetta finché proprio i simboli a cazzo. Cerca di conoscerla meglio. Come fa a conoscerla meglio? Allora dici balla. Io farei la, però facciamo balla allora. Sono molto Quindi combattuto. tu in questo scenario continueresti a ballare. Già mi sembra ridicolo che tu balli, ma. Vabbè, d'accordo, presentati brevemente e continua a ballare. I'm Richard. Hai ragione. Questa scena è surreale comunque. Basta così. Anche perché probabilmente non c'è veramente la musica, l'hanno messa poi nell'editing. E E quindi quindi stanno solo sì. muovendosi così, Ah, senza, probabilmente senza per questo suono. sono molto Già, scoordinati. probabilmente. Balla vicino a lei, allontanati in stile moonwalk. Chiedile cosa le piace fare nel tempo. Sì, certo, vabbè. Questa era abbastanza ovvia, penso. Cioè, ti ha appena detto che è inutile parlarle troppo. Perché col casino adesso it's useless. Addirittura le tieni le mani e. Ma riciclano continuamente le stesse scene in cui ballano, tra l'altro. Se stai ballando vicino a lei, lei potrebbe allontanarsi. Quindi prova a fare un po' di escalation sessuale e avvicinati ulteriormente. Ah, suggerisci di Suggerisci di bre bre qualcosa. qualcosa. Bre bre. Perché bre in inglese è il verso del maiale, praticamente. Chiedile se vuole sedersi, deve essere stanca di ballare coi tacchi. Prova a baciarla, minchia. Suscita di. La A o la B. Ma io direi la B. Io direi là. Perché prima era troppo presto per bere qualcosa, ma adesso no. È passato del tempo. E allora facciamolo. Anche se c'è quella lì che prima provavamo a Che sta farci, che guardando ci il sta cameraman, guardando. però secondo me, perché guarda. Sì, e gli sorride. Sono un'attrice adesso, guarda mamma. Ho sete, andiamo a bere qualcosa. Certo, vedo. Oh.
Certo. Se adesso poi... va bene. Perfect. Puoi portarla fuori dalla pista, in quanto non puoi fare molto. In quel posto rumoroso e affollato è il momento giusto. È quando la musica cambia e c'è una brutta canzone. E se lei piace il reggaeton? Ah, e quindi cazzo. Ci faccio una canzone di merda e ci andiamo via, no? Questa è la mia canzone no! preferita, minchia! Cazzo! Ti piace davvero ballare? Sì, molto. L'hai forse capito perché stavo ballando? Come mai in un locale sei sobria? Non posso ballare se bevo troppo. Perché? Lo sa che non è la stessa cosa di guidare. Se aumento il volume del gioco, tubo poi è un macello e non è in italiano, quindi sarebbe complicato e solo... Non ti piace fumare? Dille che è un brutto vizio, dovrebbe smettere. Dille che è un problema, che non è un problema, anche se non fumi. Dille che non ti piace fumare, ma è una sua scelta. Dille che ti piacciono le droghe pesanti. Io direi la D, però... Ciao, insomma. Black Goku. Dille che è un brutto vizio e dovrebbe smettere. Dille che non è un problema anche se non fumi. Dille... Perché secondo me sono invasive anche sia la B che la C. Perché tu gli stai dicendo, ti sto giudicando, ma fai quello che cazzo ti pare. Se le dici è un brutto vizio e dovresti smettere... Secondo me è più o meno la stessa cosa. Quindi la D. No. Dille che non è un problema. Va bene là allora. Ok, ho sbagliato. E là perché fumi? È il suo corpo. Pensavo l'avrebbe presa diversamente. Pensavo fosse un trick mentale. Perché è ovvio che sia una sua scelta. Però se tu gli dicevi è una sua scelta, e lei ti avrebbe detto grazie al cazzo, non mi chiamavi di dire tu, imbecille. Che non è il tuo posto. Ok. Lol. Ah, però andava abbastanza bene. Vabbè, vedi che hai avuto un intuito a metà. Un momento per prenderla in giro, generare attrazione. Potresti aver fatto di peggio, non sei sua madre, diceva. Quindi fumi e anche altri vizi? O questo è quanto? Che palle. Sono disordinata. Oddio. Mi mangio le unghie. Non mi mangio le unghie, non gioco d'azzardo. Giochi d'azzardo. Un termine tecnico per rubare? Cleptomania? Necro. Necro? Quelle persone che fanno sesso con i morti, che cazzo dico? Necrofilia. Stavo pensando alla narcolessia. Quindi volevo farla ridere. Tu hai dei brutti vizi? Oh! Rispondi. Lei ci ha chiesto se abbiamo dei brutti vizi. Di che non ne hai nessuno. Dile che ti piace infliggere dolore agli altri. Magari qualcosa tipo la 50 sfumature di... Di negro. Di negro, però facciamola, dai. Beh, niente di troppo malvagio, ma dipende da come vedi le cose. A volte fumo marijuana. Non ho provato le droghe super forti. Non molto paziente, questo è un bene a dire il vero. Cattive abitudini, ma niente di sconvolgente. Nulla ce sia. Davvero fastidioso per gli altri. Ok, va bene. Excellent. Essere sincero è eccellente. È la cosa migliore. A volte può essere scioccante avere un effetto interessante. Bla bla. Quindi dimmi, hai delle buone abitudini? Cose salutari che fai? Faccio hiking. Che cos'è hiking? Non lo conosco. È tipo trekking. Penso. No, sì. Sogni di scalare l'Everest. Sì, è tipo il trekking d'alta montagna, credo. Ho degli amici che sono andati sul Kilimanjaro. Sono persone normali. Sono persone normali. Certo, c'erano delle persone che la portavano. Bla bla bla. Sembra una cosa facile. Invece pensare che lo farei. Ti piace fare le escursioni? Che altro fai? Scalare, squash, quindi... Ah, lui veramente mi sa che gioca a squash. Gioca a squash e fa scalata veramente.
Che cos'è? Che cos'è trekking? È giocare a track and serve. Dille che non sembra che vada in palestra. Ma perché? Dille di cosa diavolo parla visto che vai sempre in palestra. Chiedile cosa puoi fare per sembrare un più macio. Dille che hai già troppe donne che ti corrono dietro, che il pacco da 6 sarebbe troppo. Ma direi la D. Ah, ok. Quindi sono troppo magro anche se vado in palestra. Un po'. Oh, mi ha spezzato il cuore. Minchia. Cosa potrei fare secondo te? Un po' di bodybuilding. Si dovresti alzare dei pesi. Ma poi i miei jeans dovrei usarne di nuovi. Dovresti farti crescere la barba. Ancora deve farsi crescere la barba. Quanto pare. A fare pesi. Tu hai chiesto come fare, non che. Quindi lui le ha chiesto così ti piacere di più e lei fa cazzi tuoi, non mi interessa. Quindi infatti è stata così freddina. Che resti una ragazza che ti piace non è il momento giusto, non è il posto giusto e uccide l'attrazione. Beh, però non va così. Quindi male. No. Prova a indovinare. Viene da pensare che fai qualcosa con la musica. Non so perché, ma cosa hai studiato all'università? Buonanotte Aurora, grazie per essere stata qui con noi. Ciao Aurora. Sembra Gesù Cristo, sì. Puoi studiare anche musica all'università? A scuola, d'arte, balletto, jazz, musica? Musica? Justin Timberlake? Vedi, poi si muove anche. Lui è proprio figo, ragazzi. Secondo me ne varrebbe la pena. Se venisse qua in Italia dovremmo andare a fare i suoi corsi. Ovviamente fai corsi per stripper. Stripper? Capisci? E falle i complimenti. Fai ulteriori domande per avere maggiori informazioni. Quindi non ho capito se lei ci ha detto che lei effettivamente fa la stripper. Noi diciamo ovvio con la A. Quindi capisci e falle i complimenti. Ok. Sai una cosa, mi piace perché è una cosa imprenditoriale. Una cosa che fai per passione, vero? Sì, vero, è fantastico. No, ti rispetto per questo, inoltre, non per essere sessista, ma credo che sia dato di fatto che le donne di solito non si assumono il rischio di aprire una casa, una cosa loro. Davvero bello. Quindi lei fa l'imprenditrice, ma non ho capito di che cosa. Perché... Nemmeno io, fa la stripper. Cosa insegni? Bambini. Ah no, è un insegnante? Non sto capendo. Ah, ha una scuola di danza per bambini. Per piccole bambine, dai 5 anni. Sì, dai 5 ai 10. Per bambine stripper, ok. Facciamo uno spettacolo alla fine di ogni corso. Per toglierle dalla strada. Bello, hai dei video su YouTube. Assaggio. Fammi vedere i video in cui le bambine tue arcano. Fammi vedere i video in galera. Delle bambine. È indubbiamente una bella cosa, quindi devi medesimarti e farle dei complimenti, perché dirà molto di lei e ti parlerà delle sue emozioni, quindi deve essere, non lo so. Ed è tutto tatuaggi, porca puttana. Fammi vedere quei tatuaggi. Fingi di leggerla e dici che... Dille che non ti piacciono, quindi devi rompi il cazzo per il fumo, per i tatuaggi. Chiedi qual è l'idea alla base, fingi di leggerla e dici... Che vede che lei piace fare sesso con più uomini contemporaneamente. Da questi tatuaggi si capisce che le vuole fare le orge. La C sicuramente no, si incazza. La B allora. Bobo triple B. Interessante delle coordinate qui. Sì. Di cosa si tratta? Qualcosa di speciale? Sono stata in Islanda e queste sono le coordinate. Oh, che hipster di merda. Ah, tipo il posto più bello. La catena montosa è Sjan. Quindi molto speciale. Ti sei divertita molto. E lo guardi e... Sì, è stata l'avventura della mia vita. Quindi la volevo per sempre. Ah, ok. Come romantica. Bene. Un tatuaggio interessante. Una storia. Di solito una storia dietro. Quindi se te la giochi bene è un'ottima mossa chiederle del suo tatuaggio. Credo che basti parlare di me. Cosa fai?
Una cosa strana, vero? Non sono un commercialista, cosa del genere. Lo faccio, io faccio video per YouTube. Oh, potrebbe essere la perfetta vita. Che tipo di video? Diversi tipi, su argomenti diversi, non so che cazzo fare. Fai soldi con la pubblicità. Se quando ci sono queste fastidiose pubblicità su YouTube, sì. Quindi in pratica fai soldi con la pubblicità. Ok. Ho notato che sei molto curato. E quindi sei... Ha sospettato che fossi frocio, perché questa cosa non la sto dicendo io, ma l'ha detta proprio lei. Bene, partiamo col piede giusto, ragazzi. No. No, non lo sono. E un sacco di fidanzate. Proprio da insicuro al massimo. Dire tipo, che... non sono frocio, uffa. Dille, sì, mi hai scoperto, sono gay e... E la tocchi. E la tocchi. Che tipo quella cosa che dicevamo prima. La live non finirà tra non molto, Alessio. Chiedile cosa fare per sembrare meno gay. Okay. Questo è anche abbastanza insicuro. Quindi sei omofobica? Non è bello, non sono etero. No, sono etero. Arrabbiati per mostrarle che non è cool e dille che ti senti offeso. Oh, questo è difficile. Io direi la C. La C, quindi sei omofobica? O la B. Io direi la B. Va bene. È strano che debba dirtelo perché credo si dovrebbe semplicemente vedere. Ti sto toccando, sei super gay. Non significa che non significa niente perché sono gay, quindi posso toccarti, giusto? Molto gay. Sì, è stata una buona idea. Ok. È bravo il nostro frocetto. Si è bloccato? No, stavo caricando. Quando una ragazza ti sfida, non arrabbiarti. Non metterti sulla difensiva. Ottima risposta, hai scelto bene. Sai, quando esci con i ragazzi, credo ti capiti qualche volta. Nei locali, io credo che non sia certo il massimo. Incontrare gente al locale. Ah, ok. non collegare. Sì, lo faccio per conoscere qualcuno. Dice lei. Cercano qualcosa di poco serio. Semplicemente voglio divertirsi con gli amici. Insomma, lui sta continuando a giudicarla, a quanto pare. Beh, sì, abbastanza. Ma non siamo ubriachi. Lui si sta congratulando con lei. Devono approcciarsi un po' di più. Beh, comunque, diplomatico, va bene, insomma. Vuoi fare un'escalation sessuale? Ma è una domanda, un'affermazione? Ah no, quindi, no, è tipo, vuoi farla. Ah, ok. Quindi palpale il sedere, però è seduta, quindi sarebbe solo... Sì, proprio un'inforcata. Esatto. Guarda la bocca mentre parla. Dille che ti fa eccitare e che vuoi baciarla. Sposta i capelli indietro e dille che ha delle belle orecchie. Secondo me è la B. Secondo me. Ed è da cuore pieno blu. Non è una cosa troppo personale. Dove hai incontrato il tuo ex ragazzo? Che cazzo c'entra? Non lo so. Un ballo all'università. Il prom famoso. Eravamo molto vicini. Ciao Patrick. Bentornato. Welcome back. Eravamo partners, quindi è stato naturale. Si imbarazza perché non la stiamo guardando. Sì. Da cuore pieno, minchia. Te l'avevo detto, cazzo. Sai, va bene anche che bene. Funziona perché ci metti quel momento sessuale in modo molto dolce. Non è per niente aggressivo. Lei si sta stancando il collo un sacco. Oddio. Con la destra. Sì, non te l'ho chiesto, ma ad essere sincera, non mi piaceva. No, allora sta parlando lui. Dice: non mi piaceva la scuola. Ok. Quando ero piccola ero intelligente. Mi dicevano che ero brutto. Ma poi mi dicevano che ero brutto a scuola. Sì, ho le foto di quando ero cesso. Ce l'ho lì. A quanto pare la storia vera di questo tizio è che quando tipo ha dato il primo bacio a 21 anni o qualcosa del genere, è poi diventato un playboy e ha fatto anche questo videogioco. Assurdo, no? Ok. Grazie degli occhi bellissimi. Non so che cazzo ci ha detto. Neanche io l'ho sentito. Dimmi qualcosa che non so. Quindi ti ho fatto un complimento. Bello da parte tua dirlo. Ah sì, perché io stavo dicendo che appunto mi dicevano che ero brutto. Quindi le avrei detto: no, ma dai, sei carino.
Alessio dice la A. Fammi leggere solo la C. No, non lo sono. Tu sei bellissima. Ah, quindi la C fa il modesto, la ragazza più bella che abbia mai visto. Madonna, addirittura, dimmi qualcosa che non so. Bella da parte 2, bla bla bla. Direi la A. Dai, Vabbè, dai, adesso dicela. dai. Oh, thank you. No. What can I say? You have really beautiful Grazie, eyes. davvero belli. Thank you. You must hear that a lot, though. Devi sentirlo spesso, ma è Yeah, vero. maybe, but thank you. Non va bene perché ha fatto la prima mossa. Ti made the first move. She's ha giving you fatto un compliment. complimento bello. You want to Vuoi keep che questo duri il più a lungo that habit possibile? going as long as Quindi non possible. dovevi. Well, you Eh sì, said that. infatti, Can you l'avevo just wipe sospettato. Non that dovevamo I subito think the spostare value l'attenzione su di lei, ma is continuare a goderci il getting fatto che lei ci approval avesse fatto un back. complimento e Makes you tirare la cosa un think po' più about per le più spending a lot lunghe. together. It makes her work Fai in harder modo che lei si for concentri di you. più su di te, infatti, lo sto Everything she wants dicendo. to keep that dynamic. And you messed up. Porco. Let's have a drink. Vediamoci qualcosa, vabbè, ciao. Cheers, by the way. Ma come va, It ciao? wasn't Ma cosa the ciao? Cheers non è ciao, ma che cazzo di tradizione è? best. Vabbè, ciao. I know we haven't been talking for So che ci long, but conosciamo da poco, ma credo it che stia is andando bene. going pretty well so far, so E I'm adesso ti happy I feel rispondo, talking to you. tubo. Me too. Si trovano bene. Comunque, nascondo gli iscritti perché molti hanno dei pregiudizi verso chi ha pochi iscritti. Io non ne ho pochissimi, però non ne ho ancora tanti. E quando ne avrò un tot, li rivelerò. Lì. Quindi iscrivetevi al canale così da sapere quanti iscritti ho. Chiedile di andarvene. No. Chiedile di andarvene e di andare a casa tua. Chiedile se hai mai fatto l'amore con l'accento nel Nel guardaroba di un guardaroba. locale. Chiedile se vede qualcuno. Calamti un po' e parla di cose mondane. Vorrei sapere che cos'è Calamity, però. Di Mr. Flame non penso niente in particolare, tubo. Dice ah. Io Secondo avrei me è detto la troppo B. presto, Alessio. Secondo me. La B? Chiedile Ma è se audace, no? vede. Sperando che poi non sfoci nel. Vabbè, allora andiamo insieme. Va bene, dai. B. Let me ask you something. Are you adventurous, would you Sei say? avventurosa? Sì, direi di Are you sì. Hai mai fatto attracted sesso in to un people? Yes. locale? Well, I think I am as well. And I just saw that No, down vedi there is an che electrical c'è un armadio cabinet. elettrico And aperto. I had a little look and it's actually Come se qualcuno quite avesse dimenticato di clever. chiuderlo. The locket or Che whatever. ne So pensi se I andassimo just lì go e over there lo and facessimo? I get it on. Cosa? Oddio. Lei è scioccata, Would have been. giustamente. I mean, how many times have you done that in your life? Something new, right? No, I think it'd be brilliant. Ride crepapelle, c'è Cazzia, scritto. proprio c'è il sangue Actually, gelato in you're doing questo really momento. well. No, I didn't do that. No, No, eri così hai carino. rovinato tutto. Let's go give her a go. Come on, let's go. Sei un maniaco sessuale, Matte. No, Oh. non vuoi andare. Tutti You dicono think you la A, ma should davvero kiss la A? your partner because you know you need to, you should want to. No, No, I non thought you voglio. wanted. Ma la A è sicuramente no. Adesso che ci penso, è quella di andare a casa, quindi. Maybe you're just Sì, boring. infatti io era You're boring. parlare ancora del più del Boring. meno per un po', fin tanto Okay, che è, but you're oppure chiederle adventurous. se sta vedendo qualcuno. We all have adventurous Amiamo le qualities. ragazze We have avventurose. utility E qualities. tutti amiamo i posti strani, ma per Still, for the first la time, prima volta you molte want ragazze to prefer preferiscono un to letto in una bed casa. Coglione. now. No. Come in C'è quella casa. letto. Vogliamo provare là? Dai, ragazzi, proviamo là. Vabbè, solo per So, loro. what do you say we just Che go out diresti se together ce ne then? andassimo, andassimo a casa And then mia? come back to my house. Nothing like Niente di folle, solo. crazy, but just more Più comfortable than comodo anything lì. else. No, credo sia No. troppo presto per Really andare a casa freaking tua, mi out. dispiace. Okay, can we go somewhere else? Potremmo andare da un'altra Okay, parte? well, we can stay here for a little bit and see what happens. Okay, I'll make that. Giallo. No, too soon. No, I know no, this troppo is presto. Lo strange, sai but che si striking dice while the batti il time ferro is finché è short. caldo, ma in questo caso è meglio lasciar calmare la Think better than. situazione. Let the tension Sciocchini. Eravate hang andati for a vicini, while però. Già, and siediti un do po' e it in a very rilassati. smooth way, not kind of like, oh, Non sorry, pensare, mi let me sto. do stuff, I need to take her home right now. Devo portarla a Think casa of the ora evening, oppure non farò pray for niente, È no? troppo da cacciatore. Da Troppo da cacciatore. cacciatroie. Chiedi di andare a mangiare qualcosa. Mi sembra assurdo. Però così considera sempre che è come se fosse passato un po' di tempo tra una scenetta e l'altra. Dall'altra, quindi in teoria avete parlato mentre. Chiedile di andare a un after party a casa tua, i tuoi amici vengono e lei può portare le amiche. Dile che conosce un posto con buona musica e buon vico, immagino vino, ossia a casa tua. Questa anche è molto difficile, secondo me. Chiedile se vuole venire a casa tua.
Beh, no, quello questo no. Sicuramente no. Non lo so, mi appello al pubblico. Ditemi. Di. Va bene, di la risposta va che bene. Vale. Patrick ha detto la B, però mi spiace. Vedremo se quale sarà. Quindi credo di andare a un after party. Forse non vengo con te stasera, ma ti lascio il mio numero, ci rivediamo. Ok. Ma quindi lei ci vuole dare il numero di sua iniziativa, ma non vuole venire all'after party con noi. Ma tanto ci darà quello sbagliato, giusto Marco? Non lo so, se proposta ormai... lei almeno. Era quella giusta, porca ma troia. Addirittura. Bravo tubo. Devi venire a casa a scopare. Quindi perché non suggerirle di un posto dove le cose possono diventare più piccanti? Non so cosa abbia altro abbia detto. Ah, questa volta bene solo, non molto bene, 71%. Addirittura. Abbiamo sbagliato così. Ah, perché abbiamo fatto tante risposte gialle. Sì, anche quello. Capitolo successivo. Direi che questo sarà l'ultimo capitolo, ragazzi, perciò gustatevelo. Gustatevelo proprio. Questa questo... probabilmente è la tizia più cessa finora, se devo essere... Sì, però critico. Diciamo che è la situazione più normale. Sì. Quindi cercate di imparare al meglio. Imparate, ragazzi, c'è molto da imparare. Anche per le ragazze, come respingere... Ah, sì, sicuramente. I tizi con la barba e questo tipo di maglia, devo dire che mi fa abbastanza cagare. So che ne hai un paio, a me però piace. Te stanno bene, non ti preoccupare. Grazie. Perché almeno lui devo sedurlo questa sera. Quindi chiedi se qualcuno sta usando la sedia e Si dei con che lei. Che cazzo di traduzione è? Ammiccante 9. Ammiccante 9 su 10. Resta alzato e chiedi cosa leggi. Questo è sbagliato secondo me. Chiedile, perché? Tipo che stai lì. Scusa, cosa leggi? Tipo in piedi, che ti tocchi la maglia perché è molto bella. Chiedile un consiglio su cosa comprare alla tua amica. Ma perché questo qua deve chiedere sempre consigli? Non chiedermelo. Accusala di far finta di leggere mentre in realtà sta cercando uomini, madonna. Dille che hai letto il libro e che muore alla fine. Cioè, nel senso che lei muore, tipo se lo legge. Esatto. Non leggerlo tutto, no, o morirai. Comunque dicono un po' tutte le lettere, quindi non so sì, che cazzo fare. Questa volta siete un po' confusi. Questa volta secondo me il consiglio può starci, però la C. Quindi il direi consiglio. Di seguire il consiglio di Vittorio. Vedi, consiglio su consiglio su consiglio su consiglio su va consiglio. Ehi, scusami, posso chiederti un consiglio? Certo. Beh, il fatto è che sto andando ad un centro commerciale a comprare un regalo per una mia amica. È una ragazza, non ho molto tempo. Ma devo prenderle qualcosa e ti stavo guardando e avete uno stile molto simile. Mi chiedevo se tu avessi... Io pensavo... Ti stavo guardando, è l'unica nel locale. Sì, infatti. Non saprei, 30-70 euro, cosa potrei prenderle? Ma il fatto è che io pensavo che chiedesse consigli su dei libri. E invece no. Siamo amici da un paio d'anni. Le piace musica? Sì, sì, le piace la musica. Prendi qualche cosa che possa... Tipo dei biglietti da un concerto. Piuttosto che un oggetto, magari dei biglietti per un concerto. Ma... Una bella idea, cazzo. Ma allora non sei solo figa. Wow! E gliela botti lì. molto bene, grazie mille. Sono Richard. Ah, oh! È stato un piccolo sorcio come si è presentato, comunque. Vedi, ci stava il consiglio. Ma addirittura... Bravo, Vittorio. Direi che... Non resti lì impalato, ma ti assicuri di sederti e fare le tue domande come un bel pappone quale sei. La tizia che è sdraiata sugli avambracci, secondo me, non ce la fa più, è assurdo. Magari fanno pausa ogni 15 minuti o qualcosa del genere. Ha fatto una tirata unica. La tizia seduta almeno cambia lato ogni tanto. Scopri qualcosa di lei. Usa un libro per metterti in mostra. Dille che ha die bei capelli e chiedile di venire a casa tua. Hai dei bei capelli, puoi venire a casa mia o no? Chiedere se vieni qui spesso. Ah, ma nel senso che se viene... Vieni qui a masturbarti spesso. Come farebbe a mettersi in mostra con un libro? Tipo, ah sì, l'ultimo libro che ho letto è tipo L'idiota di Dostoevskij, che sono tipo 600 pagine, non lo so quanto cazzo sono. Non lo so, però direi che è un po' di tempo che non facciamo una risposta di merda, quindi fare una risposta di merda, tipo, hai dei bei capelli, vieni a scopare a casa mia.
Sai, mi piacciono i tuoi capelli. Hanno un bel colore, sono lunghi. Grazie. Ma credo che staresti davvero molto, molto meglio se li lavassi. E lì lavassi E e li li curassi di curassi. più. Scusa? Sai, compro lo shampoo. Sai, se compri lo shampoo e il balsamo. Una buona marca, e conosci come usarlo. Renderli lucidi. Un buon consiglio, brutto stronzo, Ma che, dicerei. perché dovrebbe dire una cosa del genere? Sai, vivo qui vicino. E ho questo buono shampoo. Mai sentito. Quindi potresti venire E io li laverei. e io ti lavo i capelli. Da dietro. Ah, vedi? Proprio solo tirandoli. Solo tirandoli vedrai che vengono tutti lucidi. Tutto naturale, organico. Mi stai invitando a casa tua per lavarmi i capelli? Lei è sconvolta che vuole al sentire sta roba, giustamente. Molto vicino però. Com'è che si chiama Brianna? Ho Brian? letto perché quando parla lei Sì, c'è il. Brian. Non credo che passo e basta, mi dispiace. Oh, mi sa che non va bene. Non sono certo di cosa significhi, ma spero di vederti presto. Mi dai il tuo numero? Assurda proprio. Ma poi la tira per le lunghe quando è sbagliata. L'abbiamo capito, non sbagliamo più, In realtà potremmo saltarlo ti con spazio, l'ho visto prima, ma lasciamo perdere. Vediamo dove si spinge quest'uomo. Che si sta sotterrando con le sue stesse mani. Potrei darti la mia scheda e chiamare il mio numero da Skype quando ci vedremo domani. Ha detto non ho soldi sul cellulare, mi dispiace. Non vuole neanche spezzargli il cuore più di tanto, anche se è un maniaco pervertito del cazzo. Che Lava vuole capelli, solo sciacquavaglio. lavargli i capelli. Ci incontreremo se è destino. Chissà dove, chissà quando, lo dice lui. Oddio. Adesso. Ok, questo è uno dei momenti del gioco che preferisco e mostra un tratto positivo. Che è la persistenza, e in realtà forse lei ci avrebbe riso su. Le sarebbe piaciuto, ma Quindi poteva essere una risposta poteva essere una giusta. risposta giusta persino. Mi ha detto no 22 volte. Credo sia abbastanza, non ci provo più. Ma Me ne vado e volevo dirti che sei fantastica. Quindi, secondo lui, dovremmo. Dopo una cagata del genere, potresti dire lo stesso. beh, comunque potresti fare. Dire una cagata che magari fa Esatto. ridere e dire scusa, ciao e fare il Vabbè, figo dai. lo stesso. Sarà per la prossima volta, Vedi? ragazzi. Guarda, il buco nella pancia. Dire là. Scopri qualcosa di lei. E come, però? Non ci dice come. Scopri qualcosa di lei. Leggi regolarmente filosofia? No? Intendo, in ogni libro c'è un po' di filosofia. Mica che qualunque sta, adesso mi alzo e me ne vado. Interessante, sì, parlano di Kafka, filosofia. Se ci vai ti parleranno di Kafka, in Repubblica Ceca. Che ti piace leggere? In generale leggo fiction, non fiction. Brianna, fiction. Ma cosa vuol dire fiction? Nel senso fantasia o realtà. Ah, Ho recentemente letto un libro che si chiama Un giorno in cui nessun maiale morirà. Oh mio Dio, è vegana, cazzo. Porco. Musulmano. Non voglio dirti troppo, ma sei sulla strada giusta. È vegano, bastarda. minchia. Minchia. Ma sono in Italia. Perché? Sulla lavagnetta che c'è sullo sfondo c'è scritto burrata, a meno che non sia tipo prodotto tipico buo. Oddio. Adesso. Qua parla dei suoi libri che gli interessano, ma io voglio leggere se la burrata. Classici russi come Tolstoj, Dostoevskij. Vedi, Dostoevskij tira sempre. E Ma perché è ovviamente un bel tra. nome, Dostoevsky. Comunque, bravo. Che ne pensi di. Ah, sì, Maestro Margherita è uno dei tanti libri che ho interrotto e mi sono rotto. Vedi che è scritto burrata Ah là in già, fondo, però non riesco a però leggere il resto. nemmeno io. Yeah, abbiamo tante cose in comune. Ci piacciono i libri, mi piacciono i libri. È importante. Non credevo che sarebbe stata piena. Manco io, guarda. Blu vero. Come riesci a essere libero a metà mattina di giovedì? Beh, ho un lavoro, ma. Quindi le sta chiedendo che cazzo ci Dal fai qui al computer da mattino? casa, sì, infatti. Quindi adesso Quindi capisci che o non faccio un cazzo tutto il giorno, sono un nulla facente, oppure. Lavoro in quel bar. E non fa un cazzo lo stesso. Esatto. Posso stare a casa sdraiato sul letto, steso sul balcone. In generale,
quindi lavora al computer perché è veramente un programmatore e fa video su YouTube a quanto pare, vedi? Come me non sia al lavoro, lei lavora all'università. Ah, e non ho orari fissi, giusto? Del tempo libero durante... e lavoro la sera. Ma scusa, ma allora perché cazzo leggi libri nel tempo libero, coglione? Merda, secchione di merda. Indovina che... che lei insegna sesso. Ah, educazione sessuale. Madonna, che traduzione del cazzo. Di che non sia andato all'università e che consideri l'università una perdita di tempo. Scopri se le piace il suo lavoro o se lo fa solo per soldi. Direi la risposta giusta. Beh, in realtà non mi sembra così corretta, però... no? Boh, non lo so, però sì. In realtà... dai, diciamo quello che... e forse là, dai. Là? Dici che lei è un insegnante di educazione sessuale, va bene ragazzi. Quindi cosa insegni all'università? Lascia che indovini, bionda. Bionda, oh no. No, 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 è una bella cosa, tranquilla. Ben vestita e tacchi, insegni educazione sessuale. Non ci sono andato neanche vicino. Abbiamo sbagliato. Si sta sotterrando di nuovo. Sei stupida. Molto importante per i ragazzi del sesso. Quindi lui, lei è incazzata per la scelta, perché abbiamo detto che lei insegna educazione sessuale, ma allo stesso tempo lui dice: guarda che è importante educazione sessuale. Quindi la stai denigrando. Potresti andarte. Le bionde sono tutte così. Quindi ci dicono B per la prossima risposta. Va bene la B. Avremo un punteggio molto basso questa volta, ragazzi. Infatti. Anni e anni di educazione sessuale, modelle. Ok. Potremmo vederci ancora. Non ci posso credere. Guarda che vuole avere le sopracciglia. Quando dici no, intendi dire sì oppure intendi no? No, come direbbe Michael Jackson. La tizia vuole che sta... la tizia ha detto sto per chiamare la polizia. Sì, infatti. Devo andare, a dire il vero, mi vedo con un'altra ragazza. Dovresti. Perfetto. Abbiamo sempre la seconda scelta. Bene, ci vediamo all'università. Ti vedo, vengo a trovarti quando fai lezioni di sesso. Insiste? Proprio un figo. Ok, quindi la lezione di vita vera è di non andare sul sessuale troppo presto. E soprattutto un bar. Come... secondo te ogni volta le tizie si alzano per fare questa scena? Hanno filmato tutto in sequenza, no? Certo. Senza nessuno. Ok, potete sdraiarvi. Ok, vestitevi. Ok, sdraiatevi nude. Di che non sei andato, bla bla bla. La B veramente, ragazzi? La B? Vittorio ha la risposta, no, giusta. Dai, Vittorio ha detto la C e anche Alessia ha detto la C. È solo Patrick che... no, è anche no, Tubo. C era per correggere la sua stessa frase, Alessio, in realtà. Ah, ok. E comunque, allora, visto che stanno andando per le lunghe, direi facciamo la risposta giusta, ragazzi. So che vi deludo, ma vi deludiamo. La B, ma era... vedrete che questa è la risposta giusta. Immagino proprio di sì. E visto che non scopriremo niente, in questo momento vado in bagno. Come è giusto che sia, io mi prendo un goccio d'acqua. Di nuovo con sto scherzo. Il problema è che non mi hai detto che scherzo fare. Non lo so, gli girerò la sedia. Digli che se... ah, va bene. Glielo dirò di sicuro. Voi fate finta che... di non rispondere allora. Comunque è un chiacchierone sto tizio. Sì, sì, tranquillo, adesso lo farò di sicuro. E una delle domande... è fatto bene a sceglierla, grazie.
Digli che sì. E se tu poi mi cancelli il messaggio. Cultura americana, madonna. È proprio una figa. Una che ama la patria. Per esempio, abbiamo iniziato con la macchina che è stata molto. Credo si sia chiusa la live. Si è chiusa la live. Già. Perché? Sta parlando da quando, da prima, Madonna, che cazzo dicono? Ritorno al futuro, il film. Perché un messaggio Ma poi ritirato continuano continuamente? a mettere messaggi e poi a eliminare il messaggio. Gli americani pensano di. Ok, salta, scusate, ma questa parte era. Diventava intollerabile. Quindi, chiedi di cosa si tratta, suggerisci che si tratta di inventare ciambelle e hamburger. Sfidali così, lei ti spiegherà perché è importante. Ok, non dovevo saltare quel pezzo. No. Farla sentire orgogliosa del suo lavoro. Quindi parliamo sempre del fatto che lei è insegnante, però si veste sexy, un Ah, po' sì, lei è zoccola. un insegnante di storia americana. Britney Spears cosa? Kanye West? Oh wow. Storia americana. Ma quindi insegna anche il pop moderno. Parla di Kim Kardashian. Ma perché? Insegna. Ma che cazzo? Parla di cose da giovani. Perché utili gli studenti? Molti studenti non Non vivranno nei vivranno. loro paesi. Molti di loro moriranno. Allora. È utile, certo. Quindi parla di cultura americana durante i suoi corsi, perché in realtà non sa un cazzo della storia americana, allora si deve tirare fuori le cose, le notizie del giorno su Jay-Z e Chester di Linkin Park che muore, eccetera. Comunque devi avere un sacco di cultura per poter baccagliare una ragazza, Certo, sennò. prima cosa studiare i suoi libri. Storia americana. Storia americana, così puoi scoparti le tizie. Non devi scherzarci su o prenderle in giro, devi prendere seriamente anche le cose più idiote che una ragazza possa dirti. Ma certamente. Come faccio l'estetista? Ah, sì, bravo. Ah, minchia, ma Scherzo. quindi salvi delle vite umane. Esatto, quindi quel lavoro più importante dopo il dottore. Sei Oh, distratto. abbiamo visto una tizia molto più figa di lei passare, questo è un imprevisto. Forse, Diventa abbastanza caro. Cosa credi che dovrei fare? forse. Oh. Sai che ci siamo immedesimati per la prima volta nel Nel. tizio perché ci Perché siamo non ho sentito distratti. cosa ha Ci siamo detto. distratti per il tizio. Per la tizia figa che è passata. Ciao, ma Matte. Sembra un attore porno anni 70. Sì, abbastanza, è vero. Certe situazioni. Situazioni di vita reale. Bah, tutto sommato. Neanche troppo assurde come situazioni. Dille che deve essere una scocciante. No, dille che deve essere scocciante e suggerisci di chiedere un maggiore flessibilità Sì. circa le cose da stampare. Dille che ha una collega che non le piace. Non sto Può capendo un sempre cazzo. ignorarla, sii onesta e dille che è stata distratta da una ragazza. Tieniti sul generico e sul vago perché non ascoltavi. Direi la C. Aspetta. Dille che se ha una collega che non le piace può sempre ignorarla. No, direi A. Ok, Aspetta, lì in effetti hanno detto magari non ha letto più di noi. A. Magari hanno ascoltato. No, va bene, quindi non è abbastanza fogli per gli studenti, giusto? Ah, ok. Era la risposta giusta, porca puttana grande. Bravi ragazzi. Bravi, bravi, Voi Patrick. ascoltavate e noi no. Infatti, non eri distratto, ma sì, perché io che l'ho capito perché era quella più specifica. Sì, Perché tipo. in Bravo, bravo. effetti. Quindi l'insegnamento, cos'altro è importante per te, bella figliola? Amo i cani, minchia, che palle quelle che amano i cani, vaffanculo. Però viaggia. Viaggiare. Ah, si chiama Brinna, non Brianna, che cazzo. Bene, dove sei stata? Ora non sembra molto interessato lui, in Ma realtà, dove tipo è sei sdraiato stata? così. Dove sei stata? Minchia.
Baldracca numero 8, tipo, che abbiamo già parlato con le 8 tizie finora. Oh, figo, roba dell'estero. L'estero, io ci vado spesso in viaggi. Sì, anche solo un weekend prendo l'aereo, ma perché lì costa poco. Ma sì, 20 euro. Sì. Ma perché Alessandro sta continuando a cancellare i messaggi? Sono tipo... perché il suo messaggio è una cosa importante, se non lo leggi subito te lo puoi perdere. Ciao Simo, ti mangeresti un cane? C'è un nostro amico che ha la fobia dei cani. Non parlo di me stesso per nascondere il fatto che a me non piacciono i cani. Non è vero, non è che non mi piacciono i cani, ma diffido di chi preferisce i cani e i gatti. Quello che dicevo è che questo mio nostro amico ha terrore anche dei cani di piccola taglia e penso sempre a Maurus. Ah, Maurus. Raccontagli le tue esperienze nel Grand Canyon, che sembra molto sessuale. Dille che non ci sei mai stato, ma ti piacerebbe andarci. Dille che è noioso lì e che non hanno neanche il wifi nel Grand Canyon. Chiedile nello specifico cosa le è piaciuto particolarmente. Dille che il tuo viaggio preferito è stato in Thailandia. Per le prostitute minorenni, no, non penso. E raccontagli nei dettagli le esperienze sessuali avute lì, vedi però, perché... certo. Dire lei. Lei? Ok, perfetto. Carne di cane. Sì, viaggiavo molto, più di ora, quando ero più piccolo. Cioè, una volta molti viaggiavo paesi. Di più. Europa, Asia. Sono stato in Giappone, Cina, Hong Kong, la maggior parte dell'Asia. Uh-huh. Da quelle parti lì. Il mio posto preferito però è la Thailandia. Giusto. Ti è piaciuta la Thailandia? Dimmi. Credo le tipe. Diciamo che per un ragazzo single a cui piacciono le donne, sai, 2 o 3 donne insieme è il paradiso. Quindi farsi le orge in Thailandia è il paradiso. Ah, questo è interessante, non lo sapevo. Questa è la tizia che è più credibile da disgustata, comunque. Quella che fa la faccia più da disprezzo, ti disprezzo. Probabilmente l'hanno pagata anche di più. Sì, infatti. E non solo per recitare. Sai, lì con $50, diceva lui, ti fai le tizie. Oppure te ne fai 3, non ho ben capito, comunque. 2 o 3. E che costa poco. Prostitute felici. Prostitute felici. È proprio un'ottima cosa da tipo dire. Il nome del bordello, se prostitute felici. A metà prezzo. Perché gli altri ragazzi lì, sai, ci sono un sacco di ragazzi grassi e orribili, quindi no. Se vai lì e le paghi pure, sono no, contenti. Nel senso che lui dice, almeno io sono andato, le ho pagate, sono un bel ragazzo, insomma, le ho fatto così un favore. Adesso leggo ciò che hai scritto Matte. Che non saresti tu, ma... immaginavo. Se mi chiedi delle altre cose, puoi... ma devi essere pronto a sentire la risposta, quindi lui vuole, è pronto a dire le cose disgustose che ha fatto in Thailandia alle minorenni, però... deve essere pronta. Deve essere pronta. Cioè, bisogna raccontarle, me la regale. Molto felice. Sì, come no? La cosa... vabbè, comunque, di nuovo, ancora continua, imperterrito. Comunque non parliamone più. Non parliamone più. Ah, anche pensavo già ad un certo punto. Pensavo che se... guarda, va bene parlare delle tue esperienze sessuali con le prostitute, ma... va bene. Allora, ci diceva Matte, negli ultimi anni, non so quanti siti sulla seduzione siano nati, ci può anche stare, visto che puoi fare degli accorgimenti e migliorare nel rapporto con l'altro sesso. Ma farci un videogioco ci stanno leggermente lucrando. Ma secondo me... è meglio farci un videogioco che un sito, almeno questa è una cosa divertente. Cioè, alla fine è un gioco stupido. Chi lo prende seriamente, che chiaramente sbaglia, probabilmente. Anche se qualche consiglio vagamente utile ci ma può sì, essere. Infatti. Però meglio un videogioco che piuttosto che il tizio singolo che va sul sito internet a guardarsi i manuali di seduzione, perché non è così. Beh, che si impara ad approcciare ragazzi. Il tizio del videogioco che va a fare i corsi. I corsi, sì. Alla fine, cioè, non credo che farei mai una roba del genere, comunque... Non giudico chi la fa. Dopo parlare per due ore di fila mi si sta impappinando e impastando la bocca. Metteremo la Z come risposta. F. Hanno detto la D. La chiedi D. Una specifica cosa le è piaciuto particolarmente. Va bene, perfetto. È troppo generico secondo me invece questo terzo capitolo o quarto, non mi ricordo quanti ne fa. Sì, perché sono una tizia che legge dei libri. Quindi chi legge
È cattivo. Sì, legge che ama i cani. Tipo, leggeva un libro sui cani. Ah, bello questo libro sui gatti. Allora, lei vuole tornare al Grand Canyon. Oh, bello. Oh, bella, minchia. Piacerebbe anche a me andarci, ha detto. Quindi è come se avesse integrato anche l'altra risposta. Penis. Phoenix, Arizona. Sono della regione del cazzo in Arizona. Ok, sì. Andava bene, era la migliore. Madonna. Assurdo. Quando qualcuno riesce a parlare in maniera appassionata, devi dargli Certo che deve essere la veramente possibilità di faticoso per farlo. quella tizia a sinistra, questa qua, tenere Destra. sempre le A gambe destra. sollevate. Ah, sì, anche sì. Sì, a destra. Non ho molto altro da dire. Perciò... Ciao. Ma che cazzo? Non lo so. Così senza scelta? Cioè, le ha detto veramente non so che cazzo dire, non ci Sì. posso credere. Guardala negli occhi e aspetta che ti parli. Distogli lo sguardo e guardati intorno mentre trovi qualcosa da dire. Dille Digli. che io Direi ti senti imbarazzato. A. Ma sì. Quindi non ti prenderai un altro caffè? Ero al bar prima di vederti. Avevo appena preso un caffè. Cerco di non berne troppi. Quindi forse hanno trovato qualcosa di cui Non ho parlare. bisogno di tutta questa energia. Ah, era quella giusta. Molti ragazzi non riescono a farlo. È bello e ti fa sentire sicuro di te. Quindi, se fissi una tizia quando non avete un cazzo da dirci, anche se non la conosci, Va non è bene. inquietante. Bene, buono sapersi. Beh, questo è un buon consiglio. Non dovresti Seguitemi. essere sempre tu, bla bla bla. Che Che ti ti piace piace fare? fare? Finché ho memoria, non ci posso credere che traduzione è. Di fare. Finché mi ricordo. Cosa ha detto pallavolo? No, non l'ho letto. Vado spesso a Barcellona. Sì, volleyball. Ah, sì, pallavolo, diceva. Le piace pallavolo. Sei brava? Sì. Brinna si chiama. Che cazzo di nome è Brinna, porca Puoi troia. Puoi battere. battere, ah sì. Buonanotte a Vittorio. Buonanotte, Grazie per aver visto live fino a Vittorio. quest'ora. Notte, notte. Ci vediamo alla prossima. Cosa che faccio di più è studiare russo per hobby. Dille che è una cosa stupida e c'è Putin. No, senza che che. Putin è un Ah, diavolo. ok, Putin, ok, che. Non E i diavolo, i russi. russi sono solo dei idioti alcolizzati. Questo è Ok? proprio un gioco americano. Esatto, sì. Dille che eri terribile in lingua a scuola. Falle i complimenti per aver scelto di imparare una lingua così difficile. Mettiti in mostra parlando delle lingue che parli. Ah, la B Va bene. direi. Incontro un sacco di persone che parlano, non so, francese, inglese ovviamente, ma spagnolo, tedesco, ma russo è davvero raro. Nessuno farebbe mai. Come mai l'hai scelto? Non ho motivo. Quando ero al liceo potevo studiare qualsiasi cosa. Ah. Non volevo andare in Francia, l'era andata in Russia. Bene, mi sembra Ah, un ma buon motivo. proprio mi senza motivo. Quindi perché odio i francesi? Abbiamo scoperto che abbiamo un odio comune verso i francesi. Gli americani e i francesi. Cioè, Sì. gli americani odiano anche loro i francesi. I mangiaranocchie per eccellenza. Ed era quella giusta di nuovo. Ma non è così difficile allora. Ah, infatti, probabilmente saremmo dei buoni rimorchiatori. Buoni playboy. O dei playgay. Di che il fatto è bla bla bla. Devi scoprire di più. Perché l'ha Quello. fatto? Perché? Bisogna scoprire Che i suoi impiego interessi è fino in stato? fondo. Beh, giusto. Bisogna interessarsi o far finta almeno. Esatto. Ti dispiace se ti chiedo da dove vieni? Ciao Tubo. Buonanotte, grazie per aver visto la live finora. Spero sia stato istruttivo. Istruttivo. Già molto istruttivo. O distruttivo, come Mai visto. Bla bla bla, ho perso il mio accento, non ho visto da dove siamo, non so da dove arriviamo. Inghilterra. Inghilterra, ok. Infatti l'avevi detto che va. Accento British, cazzi. Ti piace il mio accento britannico, no? Direi che le ragazze impazziscono per il tuo accento britannico, che proprio grazie ad esso ti scopri un sacco di donne. Sicuramente. Onesto, onesto. Onesto. Raccontale di cosa pensano gli stranieri sugli inglesi e chiedi come si comportano con lei che è americana.
direi la C. Non so. La C. Raccontala di cosa pensano gli stranieri sugli inglesi e chiedi come si comportano. Avrei detto la, però va bene. Va bene. Mi sembra l'ora di arrivare al sodo, effettivamente. Sì, è bello, ma non è impressionata a quanto pare. Mi sa che è giallina il cuore che ci beccheremo. Ovvero una via di mezzo. A me piace. Ti piace? Ti piace Arnold Schwarzenegger? Ok, le dice di preferire l'accento tedesco. Infatti è giallino. Troppo arrogante, non è il momento giusto. Oh, avevi ragione, Marco. Dille che ti piace e che vorresti rivederla. Quindi stiamo arrivando alle battute finali. Dille che la trovi davvero bella e che vuoi invitarla a uscire. Chiedile cosa le piace fare nel tempo libero. Io direi C. Io avrei detto A. Va bene. Ascolta, è stato bellissimo parlare con te. Se ti va, ti lascio il mio numero e possiamo uscire insieme qualche volta. Ma lei vedi è qui, è più di quella... troppo diretto, non ne piace. Ma no, più che altro perché ci vuole il suo tempo con questa tizia. Perché non ti piacciono gli uomini o i ragazzi? No, perché ne sono della lesbica. Oh. Infatti gli altri ci dicevano o C o B e abbiamo detto A. Scusate ragazzi. Ma perché arriva sempre un po' in ritardo la live. Minchia. Beh, vaffanculo, eh. Mannaggia il cazzo. Prova a prendere il numero. Se no sei certo di piacerle. Ah, quindi ok, prima devi essere proprio certo che... Infatti non... Vedi, questa storia del numero ci frega, Beh, il numero ti incula sempre. Anche se insisti hai molte probabilità di non riuscirci. Quindi direi C, come dice il buon Alessio. Patrick, la B era troppo diretta di nuovo. Bevi, balli, tutte queste cose, sì, tutte insieme. Quindi balla e beve contemporaneamente perché lui è simpatico. Mi piace uscire. Magari potremmo farlo in giro insieme. Fumi la sciscia. Non sono grande fan della sciscia. Che cazzo è la sciscia? Non lo so. Poco salutare. Ragazzi, cos'è la sciscia? Ciao Vittorio, bentornato. Vedrai che ce la riusciremo a farcela. Manca poco. Cuca, cocktail, se puoi ballare. Quindi sta proponendo di fumare questa shisha che non so che cazzo sia, non è l'hashish, a meno che non sia. Bene cercare di capire come passano il loro tempo. Capito. Chiedi che cosa gli piace, certo, e punti su quello. Così puoi dire che lo facciamo insieme. Così posso riempire il tuo Grand Canyon. Mi sembra un ragionamento veramente lineare. Fai sport, altre attività che allenano la tua vagina. Sono cresciuta in campagna, quindi mi piace stare nella natura. Quindi le piace stare nella natura e ha scelto di stare in Russia, nel posto più freddo del mondo, in cui non puoi uscire. Però ha cominciato a fare hiking per quello. Ah, wow, quindi hanno qualcosa in comune alla fine, veramente. E pesca anche, quindi. Pesca, quindi il pesce le piace. Il pesce le piace, sì. Certo, Matte, assistiamo anche al resto. Al proseguio. Vodka. Chiedi che peni ha per la prossima settimana. Toccale il viso. Chiedi che tipo di uomo le piace. Falle il test psicologico, il cubo. È sempre quello, secondo me. Non mi ricordo mai qual è il cubo. No, il cubo non lo so, però tra toccale il viso, fare il gesto da una parte all'altra del tavolo, secondo me è ridicolo. Certo. Chiedere che tipo di uomo le piace, di nuovo, no, sicuro, eccetera. E là potrebbe essere di nuovo troppo presto, quindi il test che lui si inventa qualche stronzata potrebbe essere il meglio. A meno che non sia una traduzione sbagliata ed era il test del il culo, è qualcosa di sessuale. Davvero interessante questo test, lo vuoi fare ora? Dura un minuto e dopo saprò dirti tutto della tua personalità. Quindi probabilmente è un altro modo per attaccare bottoni e renderti più interessante. Imparare i test psicologici da fare la gente. Quindi chiudi gli occhi, pensa a un paesaggio fatto solo di cubi. No, appare un cubo in questo paesaggio. È argentato, è sospeso, piccolo come un dado. Vicino al cubo c'è una scala. Com'è la scala? Verde.
una scala dritta. Deve grande tre volte una persona. In questa scena c'è un cavallo, ma perché? Riesci a dirmi cosa fa e com'è? Sta pascolando, è un quadro. È molto sano. Quindi un cubo, un cavallo e una scala. 30 piedi dal cubo. Molto lontano dal cubo il quadro col cavallo, va bene. Ci sono anche dei fiori, la cosa si complica molto. Dimmi dei fiori. Sono vicino al cavallo. Ciao. Il cavallo li sta mangiando. C'è ancora un'altra cosa che è un temporale. Dov'è il temporale? Vicino alle montagne. Bene, apri gli occhi. Adesso ci dice tutto. Forse l'avevo già sentito questo testo. Anch'io. Il cubo rappresenta come ti vedi. Quindi se è grande è un grande ego. Ma a quanto pare sei umile, perché il cubo era piccolo. Ma è argento, quindi vuol dire che sei abbastanza sicuro di te stessa. Ma era qualcosa di speciale. Ok, quindi ha fiducia in se stessa, ma non è un'ego maniaca. La scala rappresenta le tue emozioni, che infatti sono più grandi del cubo. Non sono sotto il cubo, eccetera. Quindi hai delle grandi ambizioni. Interessante. Il cavallo rappresenta il tuo uomo. Quindi è positivo che sia in salute, e che sia bello, e che sia vicino, no? Quindi era, il quadro era vicino, aveva tutto quanto, quindi ha una buona sicurezza anche per gli uomini. I bambini. I fiori rappresentano i bambini. È bene che il papà sia loro vicino, ma il padre mangia, e cioè il cavallo mangia i fiori, quindi o mangia i bambini oppure è un pedofilo. Non posso che pensare di questo, me lo so perso. Anche il punto finale è positivo, perché la tempesta era lontana, quindi il fatto che la tempesta sia lontana vuol dire che... I problemi sono lontani. Esatto. Sto passando un periodo buio, quindi sono accurato. Sì. Cool. Ah, era... Nemmeno il non migliore. È la risposta migliore, a quanto pare. È un test interessante, ma lo usano un po' tutti e... Non è la scelta migliore. Prenderemo veramente un punteggio basso per questo. Dici? Forse è un po' mai quello precedente, comunque. Dici? Non è l'opzione migliore. Suggerisci di incontrarvi per un drink. Dille che hai qualche minuto libero e invitala a fare sesso in bagno, va bene? Prenditi il suo numero e dille che la contatterai. Suggerisci di vedervi per fare hiking qualche volta e prenditi il numero. Secondo me è la C. Suggerisci di incontrarvi per un drink. Questa bionda non ce lo vuole dare, sì, Alessia, è la più tosta di tutte. Perché sì, quella sì, che si sente minchia. Più intelligente. È resistente. Eppure noi stiamo usando tutte le nostre carte. Dille che hai qualche minuto libero e mi devo fare sesso in bagno. Prendi il suo numero. Ci stai pensando. Sì, sono molto dubbioso, sì, infatti. Sarà la B? Va bene. Facciamo hiking insieme. Magari potremmo fare una gita un giorno, io e te. Che ne dici? Magari se ci scambiamo i numeri. Ma sì, dai. Sempre molto fredda sta tizia. Che veramente. Ma è un sorriso, pezzo di merda. Opzione violenta. Violentala. Giusto. Ti porta a capire piano piano. Ah, era la risposta giusta, porca troia. Proprio quella massima. Massima. Molto meglio che semplicemente dire: ehi, dammi il tuo numero che magari lo scrivo nei cessi e se non me la dai è una vendetta. Dille ciao, sì, carino, e dille che è stato un bell'incontro. Freddamente dille ciao e dille che la contatterai. Stringere la mano a lungo. Un abbraccio per salutarla e poi prova a baciare. Dai, direi che per congedarci, visto che è la fine del capitolo, un abbraccio per salutarla e prova a baciarla, che così, visto che voleva chiamare la polizia già prima. Io avrei detto, prova ad abbracciarla e scoparla. Esatto, vuoi scoparla lì sul tavolo. Oh, sì. Ma che cazzo fa? Troppo presto? No, non ti preoccupare. Va bene, ciao. Ti chiamerò comunque. Ok, il bacio a sorpresa non funziona mai. Il bacio dovrebbe arrivare solo quando hai ricreato un'aura seducente e piacevole e lei lo vuole. Quindi se lei vuole il cazzo, puoi baciarla.
Stringere la mano a lungo, freddamente, dille ciao, sii carino e dille che è stato bello incontrarlo. Vabbè, là. Però vediamo freddamente, dille ciao. Ok, freddamente, Vabbè, se dille vuoi ciao. vedere tutte le risposte, però vabbè. Già, giusto, visto che è l'ultimo. Ah, Cristo, vedi, lo sapevo, porca dio, era quella giusta. Ma perché? Ok, ci rivediamo, vedi? Col distacco, vedi? Vuoi fare lo strozzo? Vedi, funziona Ma sempre. che cazzo? Vai, sempre. Minchia, ragazzi, non ho capito niente dopo un'intera sera fare queste cose. Se fai il contrario, se sei un po' freddo, potrebbe pensare, aspetta, ho fatto qualcosa di sbagliato io, la tizia si mette in dubbio, e se si mette in dubbio, Madonna, tu fai il veramente figo. una roba senza senso. A quando inizi a messaggiarla, vedi, lei pensa a te. Marco finalmente bestemmi. Molto bene addirittura. 84%. Non Bene, l'avrei detto. ragazzi, a quanto pare questo gioco dovrebbe durare intorno alle 8 ore e noi ce ne siamo sparate 2. Quindi, 8 volendo, ci sono almeno altre 3 live in futuro, non consecutivi, live. per continuare questo bellissimo gioco. Comunque, io mi sono divertito. Anch'io, dai. Spero che anche voi da queste parti vi siate divertiti almeno un pochino, vi abbiamo intrattenuto. E secondo me era il gioco perfetto per la serata, perché non sempre ci sono giochi così. No, infatti, ma poi è stato bello perché anche loro potevano dire la loro, è stato molto più interattivo del solito. Quindi se volete rifarlo, ci siamo. Infatti. Commentate, noi lo rifacciamo. Mi piacete se non avete, se non vi siete iscritti, bla bla bla, le solite cagate. Ciao Binno. La carichi ora? Ma non ti ho già caricata in realtà questa che Ah, io la ok. pubblichi, però la pubblicherò domani, penso. Quindi grazie Alessio, grazie Raven, grazie Matte, grazie Binno, grazie Tubo, grazie Vittorio, grazie Matte, grazie a tutti quelli che ci sono stati, ovviamente Aurora, Patrick. E ci vediamo a una prossima live, ragazzi. Ci vediamo presto. Notte. Buonanotte.